Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Juan Jesus, Scamma, Acerbi, Liverani, esonerato, Tudor, nuovo allenatore della Lazio, Mattioli. Buonasera popolo di YouTube e bentornati al processo integrale di... Come non si vede? Ma come non si vede? Si vede, si vede. Ma perché dovete rompere il... Chi è che ha scritto non si vede? Chi è quella merda? Bannate Vincenzo Arasale, Alessandro Anduini. Sì, ora sì. Questa è la prima diretta che si vede. Sempre così, no? Quando parte. Bentornati al processo di YouTube Italia. Conduce il massimo esperto di calcio italiano, Marco Mazzocchi. No, no. Conduci tu, assolutamente, tu ormai sei un conduttore navigato e anche capelluto. Stanno arrivando, io c'ho ancora la parte, guarda, la faccio vedere, dai. C'ho ancora la parte donatrice che è rossa come il culo di un bambino. Tutte le volte che mi lavo è un casino, ma però stanno arrivando. Vai, la grande. Lotta per tutti noi. Sai che si è aggiunto anche te l'hai conosciuto da Iale? Sì, certo. Da Roma? È andato in Turchia, Lo sto facendo seguire adesso. Questa scelta di andare all'estero sinceramente non la capisco. Vabbè, è sempre un passo. Vi apprezzo. Come stai? Io ormai ho fatto la mia scelta. Bene. Mare in tempesta, eh? Beh, possiamo calcio dire che tu hai tempesta, fatto la tua scelta, però, perché una volta non c'erano queste tecniche anche di diciamo autotrapianto ed era molto più sdoganato, cioè meno sdoganato rispetto adesso. Quando c'era Cesare Ragazzi, per esempio. Sì. Che si offrì di farmi il trapianto a suo tempo, ma io gli dissi che per me poteva, sarebbe rimasto povero fosse stato per me. Ma sai che c'è, Andrea? Io sono bello comunque, quindi va bene così. Anch'io. No, visto che l'unica roba brutta è che praticamente per i primi due o tre mesi ti devi tenere tutti i capelli a lato che non, nella zona donatrice non te li puoi tagliare. Mi sento veramente... Aia. Mamma mia. Sì, ho capito. Tu sai cosa vuol dire? Sì, i capelli qua sono bruttissimi. Ma sì, ascoltami un attimo, ma tu anche tu te li fai qua? Non sei a zero? Cioè io mi faccio tutto con rasoio. Rasoio, allora adesso detto tra di noi, no? Da trapiantato a non trapiantato, ok? A me lo puoi dire. Vabbè che te sì. Adesso col bianco secondo me sta quasi meglio, ma quanto rompe il cazzo il secondo giorno di ricrescita, Marco? Quando... ti senti disordinato. È vero, ti dà fastidio, sembra quasi sì, che ti vedi quel capelletto così, sì. Ma quante infatti me lo faccio tre volte a settimana. No, io me la facevo ogni giorno, Marco, ogni giorno. No, a me, io che ce li ho scuri, come vedete. Sì. Cioè, praticamente già il giorno dopo ce li avevo qua, poi io tra l'altro qua ce li ho e quindi c'avevo la cresta qua in mezzo. Mamma mia, che vita. Comunque, di merda. Stiamo facendo partire tutti... bene il processo stasera, eh? No. Picchi d'ascolto questi argomenti, eh? Stasera bene, eh? Comunque volevo dare un abbraccio a tutti quelli che non hanno ancora fatto il trapianto. Vi voglio bene, ragazzi. Che tutte le mattine si svegliano e sanno che mentre il leone insegue la gazzella scappa, loro si dovranno rasare a zero. Facciamo entrare il terzo incomodo. Molto incomodo. Io mi sento in difficoltà, onestamente. Grande ingresso del Loco Manfredi, buonasera. No, di solito me li tocco, ma eviterò. Ma tu, Manfred, quando no, eri vai piccolino, tranquillo, vai tranquillo. Quando eri piccolino ci hai pensato, minchia, magari mi cadono. Io da quando ho iniziato a farmeli lunghi, dai 15 anni, me l'hanno sempre detto tutti, vedrai che ti cadranno, però... E ti sarebbe dispiaciuto? Pensa se avessi... Io sono attaccatissimo ai miei capelli. E allora perché, te lo chiedo tante volte, chi li ha dice pelato a chi non li ha? Che fondamentalmente... no, non ridiamo, Marco, perché fondamentalmente è un trauma, eh? Cioè, secondo me la cosa bella del trapianto è che puoi scegliere.
Sì, però ai giorni d'oggi l'uomo pelato è, cioè, ha perso quella cosa pelato uguale brutto. Cioè, adesso c'hanno un sacco di uomini sexy pelati. Cioè, quindi... Guarda, io posso dirti per esperienza. Allora, a parte che questa è una strozzata, perché per tanti anni, comunque, a parte che l'uomo portava il cappello, sì, l'uomo portava adesso... il cappello, e poi non c'era neanche il coso che ti facevi pelato, ma te li facevi. Io mi ricordo, tipo, mio bisnonno ce li aveva, che ci aveva quelli che gli rimanevano, che si ritirava indietro, e di qua ce l'aveva tipo Craxi, no? Sì, quindi non c'era, guarda, il concetto del pelato. Andrea, è la, diciamo che la mia, la mia generazione ha cominciato a tagliarseli così. Più o meno la generazione di noi nati negli anni 60, a metà degli anni 60, per esempio Gianluca Vialli è uno di quelli che a un certo punto, perdendo i capelli, decise di tagliarseli completamente a zero. Fu sdoganato più o meno in quel periodo, quella cosa di non tenere sti capelletti orrendi qua, fu sdoganata all'epoca. Però il barbiere mio ci mise parecchio a convincermi, io tentavo di resistere con sta stempiatura tristissima. Come fai, ragazzi, come fai? Adesso c'è la, come si chiama, la lozione, quella che ti dai per coprire i buchi. Allora, un attimo, che... creatina, creatina si chiama. Fralullo dona 5,99 e dice... Aspetta, aspetta, no, ma abbiamo la persona, abbiamo la valletta. Vai. Questa sera? Sì. Signori, la nostra valletta, ma soprattutto la più grande esperta di calcio spagnolo. È un piacere avere qui con noi una sorella anche un po' laziale. Bentornata al processo alla nostra Virginia. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. Oh, questa la leggo io. Come stai, Virgi? Tutto bene? Io abbastanza, voi? Io bene, sinceramente. Oggi in rosa. Prima volta in rosa, prima volta in rosa. È vero. Insomma, Zocchi che ne pensa, se approva. Beh, è una bellissima ragazza, può vestire come vuole, secondo me. Grazie. Allora. Prego. C'è Fralullo che dona 5,99 e dice: Manfredi che critica Zanetti merita di stare per 2 settimane fuori dalle live. Incompetente di un livello astronomico, vergognati Zanetti e storia. Allora no, aspetta. Innanzitutto complimenti a Virginia, sì, per come sta in rosso, volevo fare i complimenti, perché anche io rosso mi sembra comunque che stia benissimo, ti dico la verità. Sì. Vabbè, allora parliamo solo di calcio. No, perché del coso di Zanetti ho ricevuto tantissimi messaggi anche privati. Allora, mi spiego meglio e una volta per tutte. Mi inchino alla sua abnegazione, alla sua voglia, al suo essere uomo squadra, capitano. Si narra che sia andato a correre anche il giorno del suo matrimonio. Forse il calciatore più professionista di quelli della mia epoca. Però, ripeto, come simbolo di una squadra, tecnicamente stiamo parlando di uno non forte. Totti è un simbolo forte, Del Piero è un simbolo forte. Ma scusa, perché per te un difensore... Zanetti, no, Zanetti è uno che in una top 11, secondo me, nessuno mette. E invece poi, secondo me, Zanetti, non so cosa ne pensa Mazzocchi, ma è un poi, minchia, terzino però... con il carattere di Gattuso... Cioè, dico, la foga agonistica, non il carattere, mi sono espresso male, la foga agonistica di Gattuso, no, e la tecnica di un ottimo terzino. Io non ci vedo queste idee, allora, questi tuoi limiti. Non ha particolari cross, non ha particolari tiro. Allora, se vuoi fare, se vuoi fare una top 11 con tutti fuori classe, con tutti i numeri 10, è ovvio che Zanetti non c'è. Se vuoi fare una top 11... Però Marco, ti faccio un esempio. No. Finisco Andrea, se vuoi fare invece una top 11 di grandi giocatori, ognuno con sue caratteristiche, io Zanetti ce lo metto. Però ti faccio un esempio, Marco, nella tua top 11, lo chiedo anche a Virginia, voi, no? Terzino destro, che è quello che faceva Zanetti, giusto, raga? Sì. Poi faceva entrambe le fasce, però mettiamo, io forse il più forte che mi viene in mente, che ho visto io, è Cafu. Ok? Ma guarda, ma ti dico, rimanendo nell'Inter, anche Maicon è stato probabilmente molto... Vabbè, Maicon. Quando c'era Maicon lui giocava a sinistra. Prendiamone uno sinistro, Roberto Carlos, ok? Benissimo. Non so, Marco, Virgi, chi mettete come più forte, questo, terzino. Sì.
Devi uscire fuori dal contesto del ruolo, devi parlare, cioè devi pensare anche a quanto un giocatore può essere importante all'interno di uno spogliatoio, bravo, come leadership e come collante. Ma in questo senso, questa è la oggi, signori, Marco Mazzocchi. A questo minchino Mazzocchi, io dico che non era un campione, cioè non so come dire, cioè non è... Grazie Leandro per la donazione. Adesso non ci guardiamo il posto di Juan Jesus. Se guardi no, vabbè. Questo, secondo me invece chiedeva di essere clamoroso. Io invece ti dico che quello che volevo dire è che io in una diciamo top 11 con i ruoli giusti, io Zanetti secondo me lo metto sempre, perché è un uomo squadra ed è un ottimo, cioè tra Cafu e Zanetti a oggi, quindi nel complesso non so se metto, sono secondo me sono addirittura proprio categorie. Virginia? No, allora io sto pensando, prima di tutto perché ho un problema, a volte confondo la destra con la sinistra, quindi stavo pensando, purtroppo sì. Vabbè, ma è uguale. Anche cioè, quando voti? Come? Anche quando voti? No, che scemo, no. Vabbè, no, no, solo quando devo che si parla di terzini. Come più gravi i terzini di quando voti, però andiamo. Prego. Vero, perché io mi stavo un attimo cervellando, stavo dicendo, scusate, ma Marcelo? Cioè, sì, esempio, sinistro. Uomo, sinistro. Cioè, come completezza, no? Stavo ragionando. Lui, secondo me, imbattibile, unico, uomo squadra, uomo da centrocampo e uomo pure d'attacco, insomma, l'abbiamo visto. Bravissima, Nicole, anche, posso dire, anche in bianco sta bene, ragazzi, vi dico la verità. Nicole è l'altra. Ma come? Ultimamente ne ho tante qua su internet. Ti segue Pino? Adesso dobbiamo... Allora, facciamo entrare un attimo... Mi tolgo, dai, dopo questa brutta figura. Rimango con l'audio e faccio entrare nostro fratello di primo grado. Ma chi è che mi vedo? Nicole Giglio, esatto, bravo Saverio. Devo fare complimenti a Mazzocchi, perché lui è bello sempre, anche con 43.000 followers piuttosto che 44.000. No, bravo, no, esatto. Non mi servono i follower per essere bello. Cosa c'è, Manfred? No, una donazione, però non è da leggere, quindi la faccio Augusto, io. Augusto, ma da dove stai tornando, scusa? Da Roma. Roma-Terracina, è bello distante. Processo di Biscardi. Ma basta, ma sembra quello di MCM che parla sempre di altre trasmissioni, dai. Comunque i laziali sono tutti uguali, prego Manfredi. No, Leonardo che dice guardate il post di Juan Jesus, adesso ovviamente ci andiamo. L'ho già commentato. Vabbè, su Twitter, calma, se vi interessa. Facciamo entrare anche un amico di Napoli, così ne parliamo anche con Luca Cerchione. Buonasera e bentornato al processo, Luca. Buonasera ragazzi. Ciao Luca. Ciao Marco. Buonasera. Ciao Luca. Ciao Luca, ciao Luca. Buonasera, Pancio. Buonasera, cosa c'hai da far così? Ma me l'hai chiesto tu, tuo sostato, non è che te l'ho detto io. Ma hai chiesto tu, io ti ho risposto, non te va bene. Allora, io non mi sono fatto un sei un maleducato, potevi... Tu me l'hai chiesto, te lo... Vabbè, dai, è un maleducato. Buonasera anche al nostro... Caro Manfredi, stasera hai avuto i coglioni, visto che non abbiamo parlato di Mina ieri, Hai scelto l'altra parte della medaglia. Buonasera a Luca Boy. Buonasera. No, mi ha chiamato lui. Ma ha chiamato lui. Parla in Milan agli stessi punti dell'anno dello scudetto. No, Pancio, vieni un attimo. Pancio, vieni un attimo. Levalo. Ma tu sai che posizione è arrivato al Grande Fratello? Secondo. Sai di che squadra è presidente alla GOAT? La Fucina, no? Che è arrivata seconda. Che posizione è arrivata la Fucina? Seconda. Hai capito adesso perché sostiene Pioli? Perché come lui è l'eterno secondo. Ci sono arrivato dopo, ma ci sono arrivato. Beh, parte bene la puntata. Così, e sono fatti.
E ovviamente non è processo di YouTube senza, signori, caro Luca e caro Manfredi, anche una parte interista. E allora bentornato al massimo esperto di interismo a oggi, il monarca Nero Azzurro. Benvenuti monarchi. Devi fare un pezzo tecnico. Buonasera, buonasera. Tanto mettimi Manfredi in questo pezzo. Ma che cazzo dici, Suzanetti? Di nuovo! Ma che cazzo dici, Suzanetti? Bazzanetti è stato panchinato anche da Maicon, dai, ma di che cazzo parliamo? Ascolta, ascolta una cosa. Io mi auguro solo una cosa, che sia il personaggio. Ha fatto 4 gol, avrà fatto. Le percussioni di Zanetti, palla al piede, il dribbling di Zanetti. Un terzino tu al Milan così non ce l'hai avuto mai. Parlo sullo stretto, non sulla corsa lunga. Sullo stretto, le percussioni di Zanetti, la finta della virgola. Qualcuno si studi cos'era. Era un centometrista. Aspetta un attimo, Monarca, c'è magari chi non la conosce, ce la puoi nella far vedere un attimo. Nella storia del calcio solo un terzino adesso è stato più forte di Zanetti, nella storia del calcio. Sì, sì, Carlos sì. Alberto, che secondo me qui conosce solo Mazzocchi. Marco, Monarca, ci puoi spiegare com'è la finta della virgola o far vedere? Anche con le mani. La finta della virgola è una finta di corpo palla al piede, dove credi di andare a sinistra, fai credere all'avversario di andare a sinistra e vai a destra o viceversa. È un poeta argentino, ha dedicato così. una poesia a Zanetti con la finta della virgola. Ma basta. Allora, voglio cercare la finta della virgola. Come si chiama il poeta, scusa? Allora, Zanetti gode di questa cosa qua perché sia con i suoi tifosi sia con chi diciamo fa cronaca è sempre stato molto bravo a farsi volere bene. Comunque se tu su YouTube scrivi la finta della viene la aspetta della virgola Dalmo non c'è, proprio non l'ha mai cercato nessuno, è della Varechina, c'è scritto qua addirittura prima, però ti farò sapere il poeta che dedicò questa poesia a Zanetti. Comunque non è Soriano, no? No, qua la finta della virgola. Comunque su YouTube cioè non si trova molto. Vabbè, se ce l'avete mandatela al bot e la leggiamo in diretta. Allora partiamo da diciamo la notizia che è appena uscita. Purtroppo il caso del giorno, circa un'oretta fa credo esce questo post di Juan Jesus che chiarisce. Chiaramente facciamo il riassunto. Per me la questione si era chiusa ieri in campo. Okay, volevo fare il riassunto prima di questo. Ah, post. Ok, scusa. Allora, Acerbi se n'è andato dalla nazionale. Poi è stato intervistato e ha detto: io non ho detto nulla di razzista. La gente anche pure l'ha detto. E quindi è intervenuto Juan Jesus con questo post e dice: per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi, sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto: vai via, N, sei solo un N. In seguito alla mia protesta con l'arbitro, ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa, aggiungendo anche: per me N è un insulto come un altro. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere. Hashtag no to racism. Allora Marco, visto che tu secondo me ne hai commentati più di tutti noi di questi episodi qua, sul giudizio secondo allora... me c'è poco da dire, diciamo, rimane un coglione. Poco da dire è relativo, nel senso che io credo che, l'ho anche scritto su Twitter, c'è un grosso bug di comunicazione secondo me da ieri, cioè non è possibile che in 24 ore la situazione sia stata gestita a livello comunicativo così male.
calciatori, società, allenatori, presidenti fanno spesso silenzi stampa per motivi futili, mentre penso che questo sarebbe stato il giorno corretto del silenzio da parte di Acerbi, per primo, dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, un abbandono che è stato concertato con Spalletti, che, ve lo posso dire, non ha chiesto ad Acerbi se fosse vero o meno quello che ha detto, ha soltanto concordato con Acerbi che, viste le tensioni che il caso ovviamente si sarebbe portato dietro durante tutto il ritiro della nazionale, non era opportuno che Acerbi rimanesse in nazionale. L'errore di Acerbi sta nel uscire dal ritiro, tornare a Milano e dire io queste cose non le ho mai dette. Acerbi non avrebbe dovuto dire questo e conseguentemente Juan Jesus non sarebbe stato costretto a rispondere via social. Questa cosa ci sta facendo fare l'ennesima figura di merda a livello internazionale, ce la meritiamo. E un silenzio, si dice sempre, che un bel tacere non fu mai scritto. In questo caso io sollecito davvero l'intervento il più immediato possibile da parte degli enti preposti, perché in questi casi soltanto una giustizia certa e immediata mette a tacere i casini. Più tempo passa, peggio è la situazione. Sì, anche se Ragazzi, si alla fa fine ovviamente l'unico. riferimento all'Inter in chat, insomma. Sì, no, vabbè, adesso Non non si è c'entrano le troncato il titolo. squadre. Però Cerchiamo di dice fare anche in chat un l'unico dialogo modo, costruttivo, Marco, raga. che mi sembra poi assurdo, Scusa? perché ormai abbiamo capito cosa è successo, è che sia lui ad ammettere quello che ha detto, perché l'arbitro non l'ha sentito, c'è un mezzo labiale, però lui così farebbe una doppia figura di merda, perché se lui dice io non l'ho detto e poi alla fine esce, cioè, è ancora peggio. Qui l'unica è che lui Manfred, ammetta. però scusami, Manfred, io credo che questi temi vadano toccati un po' con le pinze e mettiamo i condizionali perché è giusto che Certo. vadano messi. Perché allora, il primo, secondo me, cosa che Augusto è stride avvocato, Charles, per chi non lo sapesse, è quindi. il comunicato dell'Inter che oggi dice: vogliamo sapere cosa faremo, un'indagine interna per sapere da Acerbi cosa ha detto. Ma io credo che la dovevano fare già ieri sera, perché già ieri sera la cosa era praticamente esplosa dal punto di vista mediatico. Poi, quest'oggi, come ha detto Marco, il silenzio avrebbe aiutato tutti. Io credo poi che il fatto che Acerbi torna da Firenze col treno a naso e si ritrova le iene, i giornalisti, tutti quanti là in fila, sia stata quasi una cosa che a me puzza un po' come di concordato, perché onestamente io se faccio una cosa e vado via, mi prendo un autista e me ne vado direttamente a casa e nessuno mi vede. Non me ne vado col Frecciarossa alla stazione, in stazione mi faccio intervistare da tutti. Cioè, onestamente, questa comunicazione è stata totalmente fallita da parte di Acerbi, che ha rilasciato dichiarazioni che poi abbiamo capito che, insomma, le scuse erano state accettate da Juan Jesus, però il fatto, almeno come percepito da Juan Jesus, poi non è detto che è stato così, eh? Era grave e non era da minimizzare. E quindi da questo punto di vista credo che sia stato fatto un triplo autogol da parte di Acerbi, perché oltre magari a non aver percepito la sensibilità di Juan Jesus, Grazie grazie Lorenzo, non ha prego, prego. percepito nemmeno la gravità e il fatto di minimizzare un fatto che per un altro era un fatto importante. E concludo dicendo che forse la toppa è stata peggio del buco, in Ma nel pratica, perché ha 99% dei peggiorato la casi, situazione. Augur, perché secondo me tante volte bisognerebbe star zitti, come hai Au, ti detto tu. riferisci a No, questi. no, Ti ma al riferisci a questa silenzio, secondo. intervista? Vediamocela un attimo, striscia Sì, questa. esatto, sì, a questa, sì. Questa frase razzista, questo è un po' come la sentivo, questo è molto severo. Non gli hai detto quello che è uscito? No, No, che dice una squalifica. no. Adesso un po' prenderà anche la squadra, la società. No, adesso vediamo. La casa Ma dovrei sentirlo. no. Ma lui ha detto cosa gli ha difeso i suoi diritti nella maniera migliore. Non l'ho sentito, però sicuramente l'unica cosa che posso dire è che frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. Questo è poco ma sicuro. Ha chiesto scusa a Juan Jesus e lui ha detto che tu gli hai chiesto scusa. Scusa perché si è capito anche male, perché era giusto anche chiedere
in quella cosa lì è carino. Io so solo che non ho detto frasi razziste, se poco ma sicuro, è da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Perché ha detto Spalletti? Cioè, non siete chiariti almeno? Cose nostre, assolutamente. Grazie. Molti dicono deve parlare, farai qualcosa, ti esprimerai sui social. Sui social, ragazzi, quello che ho detto l'ho già detto e ve l'ho già detto, è quello che dirò. È poco ma... Scusate una cosa, una domanda, questo video del labiale è uscito o no? Perché io poi avevo letto, ho seguito la questione, magari forse qualcuno l'ha seguito. È uscito il video delle scuse di Acerbi a Juan Jesus, si legge che comunque gli chiede scuse. Ok, cioè, quindi... Anche Trump. Sì, chiede scuse indicando proprio Turan. Devo dire una cosa, visto che si tratta di un calciatore della squadra che tifo. Allora... rapidissimamente, l'Inter nasce da una costola del Milan proprio perché i calciatori del Milan erano contrari al fatto che giocassero degli stranieri in squadra. L'Inter si dissocia e forma appunto FC Internazionale. Quindi io aspetterei l'indagine, ma qualora Acerbi avesse detto questa frase, queste parole, io non voglio la squalifica della Lega e basta. Io voglio che sia messo fuori rosa e ceduto. Perché noi ci chiamiamo FC Internazionale proprio per questo, perché siamo fratelli nel mondo. Sono d'accordissimo. No, ma tra l'altro io vi dico... Però scusa, però attenzione, io credo che non bisogna far passare Acerbi per razzista. Forse ha commesso un gesto razzista, ma io non credo, anzi... Ma nel 2020... No, però ragazzi, nel 2024 ci sono delle cose, ragazzi, che basta. Cioè, io non sono proprio d'accordo. Ho capito, credo che la percezione di questa cosa vada contestualizzata. Certi termini, se tu non sei razzista, non ti escono dalla bocca. Ma non è concepibile, ragazzi. Io ho una figlia, non si può, cioè basta, ragazzi. Come noi come generazione abbiamo una responsabilità generazionale di mettere proprio una chiusa su questo. Io penso che una roba del genere sia molto più grave. Leggevo di 10 giornate di quello che è successo con Tonali, che è successo con dei ragazzi che hanno un problema loro di ludopatia che secondo me andrebbe, diciamo, curata, appunto, e tante volte si è fatto. Invece su delle robe del genere secondo me basta. Secondo me va fatta una precisazione, perché nella giornata di oggi ho sentito dire, prima che uscisse il post di Juan Jesus, ho sentito dire no, ma Acerbi ha chiesto scusa, quindi siccome ha chiesto scusa, cioè, non vuol dire un caso, cioè non è che se uno fa un reato, se uno commette un illecito, allora chiede scusa e boh. E la pena va a puttane, no? C'è un regolamento e quel regolamento si applica, poi si può tener conto di tutto quello che si deve tener conto, però il fatto che lui chieda scusa non vuol dire nulla. Ora però è uscita questa termino un attimo. Sì, ora abbiamo visto il video dell'intervista, io non l'avevo vista l'intervista ad Acerbi, e devo dire che mi sembra che ad Acerbi sia stata consigliata di dire qualcosa, perché poi quando arrivano le domande dei giornalisti gli dicono ma scusami, ma se tu non hai detto niente perché gli hai chiesto scusa a Juan Jesus, e lui fondamentalmente non risponde perché la preparazione dell'intervista non era prevista. E quindi fa acqua da tutte le parti, secondo me, la difesa da Acerbi. Vai in pieno, perché se viene consigliato da qualcuno, è qualcuno del mestiere, e lui risponde, lui dice ho chiesto scusa perché magari ha capito male. Sì, ma non è che tutte vuol le dire, Monarca, che cazzo vuol dire ho chiesto scusa? Vuol dire che io magari dico un termine e tu ne capisci un altro. Allora se ne hai capito un altro... Dal labiale che vediamo nel video non è così. Da quello che dice nel video... Vedete qual è l'errore? L'errore ancora più clamoroso qual è? Va ceduto. Prego Marco, se ha finito Monarca. Qual è l'errore? Quando dicevo, no, all'inizio di questi interventi, l'errore ancora più grave, lasciamo perdere l'insulto, vero o non vero, è chiaro che se fosse vero sarebbe un errore gravissimo e Acerbi dovrebbe essere sanzionato nella maniera più pesante possibile, ma gli errori conseguenti di comunicazione sono clamorosi,
perché se Acerbi non avesse parlato, sceso dal treno, e non avesse, tra virgolette, costretto Juan Jesus a ritornare sull'argomento, noi probabilmente adesso staremmo parlando di un episodio al vaglio della giustizia sportiva, ma senza fare uno una supposizione, uno un'altra. Quindi in questi casi qua bisogna fare silenzio, fare silenzio. Io penso che chiaramente l'intervista Acerbi abbia voluto parlare perché qualcuno gli abbia detto di parlare, ma penso che abbia fatto una stupidaggine. Bravo Marco, bravo. No, ma, no. Scusate, però io credo, rispetto a quello che dice Fabio, credo che non è gli va data la sanzione massima. Grazie, Leonardo. Gli va data la sanzione giusta, che è diversa dalla massima. Massima. Perché le sanzioni, no, no, le sanzioni sono previste e sono quelle codificate. Non è che perché in base a quella che è la nostra sensibilità diamo il massimo a uno e il minimo a un altro, va data una sanzione giusta. Quello che però io non è che voglio difendere Acerbi. Beh, però sai, Augusto, scusami, sì, sì, adesso, visto il polverone che si è innescato, visto il fatto che lui stia negando, visto il fatto che la cosa stia travalicando i nostri confini, se fosse verificato che questo è successo, no, se fosse verificato, ma fuori dai coglioni, ci fosse il labiale di Acerbi che lo dice, la pena deve essere massima. Ma ragazzi, scusate, ma noi è giusto che in conseguenza del dopo. È giusto che usiamo tutti i sei del caso, però mi date un solo motivo per il quale Juan Jesus debba inventarsi sta roba? No, perché Juan Jesus inventa sta roba? Cioè, contro Acerbi. Luca, cosa? Io credo che nelle parole di Juan Jesus di Acerbi non ci sia razzismo, ma una grossa ignoranza. E l'ignoranza spalleggia purtroppo gli estremismi, quale anche è la piaga del razzismo in Italia. Da quello che mi dicono persone che ieri erano in campo, lui si è subito scusato dicendo: per me non è un insulto, è una frase di circostanza. Ma già quello ti dice tutto sulla persona che è, però, Luca. Forse è peggio, no, già, forse è peggio. Questo è peggio. Ci troviamo di fronte a una persona che è ignorante. Ragazzi, ma se basiamo l'insegnamento della vita ai nostri figli su quello che fanno i calciatori, le veline e gli influencer, siamo rovinati. Cioè, questi sono ragazzi che si sono trovati una bomba di soldi esplosa fra le mani senza saper fare un cazzo se non calciare un pallone. Quindi la colpa è anche nostra, che diamo troppe responsabilità a questi personaggi. Acerbi ha sbagliato e deve essere punito, perché adesso deve capire che dire quella frase lì non è una frase di circostanza, un'offesa da campo, come là per là lui ha detto sia all'arbitro che a Juan Jesus, ma è una frase a sfondo razzista che ferisce tutte le persone che hanno lottato per l'uguaglianza. Ma ragazzi, ma il GF, perché prima per dare la possibilità agli stranieri di giocare con la maglia del... Una cosa importante, io questa cosa lo dico contro gli interessi, diciamo, dell'Inter, ma per me ci sono dei valori che vengono prima come i valori dell'Inter. Io non credo che uno a 35 anni non sappia valutare una parola, che sia questione di ignoranza. Sa benissimo che cosa vuol dire. Io ripeto, se verrà accertato che lui ha detto sta frase, a me della punizione della Lega non me ne frega un cazzo, lo devono buttare fuori dalla squadra. Monarca, io ho semplicemente riportato... Guarda che secondo me lui era in campo. Ragazzi, ma non al Grande Fratello, che prima Luca lo citava per Manfredi, buttano fuori se uno bestemma. Ma vi pare normale che uno dice la N-word due volte a un altro apposta, volutamente, e ci parliamo di 10 giorni? Ma poi Andre, in un calcio ci lamentiamo che le curve lo fanno. Esatto, in un calcio che ci insegna che il tifoso, se lo fa, viene sbattuto fuori dallo stadio per 5-10 anni o a vita. Non si può poi dare l'esempio e il calciatore invece non prende. Il messaggio che non deve passare è che uno non sa quello che dice. Non è un bambino di 10 anni. Ragazzi, se tu dici quella parola e hai studiato anche solo fino alle elementari, sai che stai sconfessando lotte di secoli del mondo, quindi sono cose che non vanno dette assolutamente. Punto. Però, raga, io sono grazie d'accordo. Francesco, scusa, c'è una relazione. Francesco, che tra l'altro dice: i tifosi per queste cose vengono messi fuori, giusto così, vabbè, anche per chi gioca. Sono due cose differenti. Attenzione, Francesco, però, ricordati che ti do della maglia, scrivimi, prego. Cioè,
i tifosi vengono messi fuori perché loro diciamo hanno una rilevanza anche dal punto di vista mediatico, ma perché professano una frase, un comportamento razzista anche nei confronti del pubblico. In questo caso il codice sportivo punisce Acerbi perché lui ha usato avrebbe usato un'espressione razzista nei confronti di un solo soggetto e che non è stata, diciamo, pubblicizzata davanti ad altre persone, quindi non è stata nemmeno... No, però questa è la legge, giusto, però il buon senso, è un'altra cosa. Allora, il codice, sportivo ci dice che la pena va da 10 giornate fino alla sanzione di 10-20 mila euro o appena tempo indeterminato. Io credo che bisogna partire da questo. Poi è chiaro che c'ha ragione il monarca che dice che Acerbi lo deve sapere. Però sai, Agu, qual è il problema? Agu, il problema... Scusate, ma io vi faccio ragionare su un fatto. Ma quando lui entra negli spogliatoi e si trova... Duram, con quale faccia li guarda? No, ma poi sai cos'è il problema, monarca? No, poi secondo me fa bene Augusto a usare il condizionale, ma questo qua, se gli dai 10 giornate una multa da 20-30 mila euro, perché io l'ho già visto sto film qua con altri calciatori, che fra un anno o due questo diventa uno dei simboli di qui... ha quella visione lì della vita, e questo è pericoloso. Secondo me invece bisogna punire. Però Andrea, attenzione, scusate un attimo, Virginia, c'è una donazione, se la vuoi leggere, prego. Allora, Manfri, guarda, l'ho persa. Dov'è? La leggo io allora. Giovanni... No, ma sono nella chat, però non ce l'ho. Vabbè, allora, vabbè, cioè, dopo la leggiamo. Sentiamo Marco che stava dicendo una cosa interessante. No, voglio dire quello che dicevo prima, cioè, c'è una giustizia, c'è un codice. Atteniamoci alla giustizia e ai codici. Quello che non vorrei mai, perché io poi Acerbi lo conosco, un ragazzo, lasciamo perdere il suo vissuto personale, un ragazzo, per questo sono sorpreso sinceramente, di grande sensibilità. Ecco, io eviterei anche le gogne social, perché quello che mi spaventa è proprio questo, cioè anche noi al nostro piccolo grande livello comunicativo cerchiamo di riportare Ho capito. No, quello che dico, atteniamoci a quelle che sono le leggi, non andiamo oltre, capito Andrea? Perché poi la cosa può prendere delle pieghe brutte, antipatiche. Per questo dico, se fossero stati tutti zitti oggi sarebbe stato meglio, avrebbero dovuto far lavorare la giustizia sportiva, punto. Qualcuno e basta. Mi può rispondere, ma mettiamo che venga dimostrato che lui abbia detto ste parole, entra nello spogliatoio e si trova davanti Duram, Bissek e tutti gli altri, ok? Però loro lo conoscono meglio di noi, monarca, forse magari sarà la loro sensibilità capire se Acerbi è una persona ignorante e razzista o se ha commesso un gravissimo errore facendo un gesto da razzista, ma magari non essendo razzista, perché ci può stare a commettere un errore. Tu lo sai che quando io mi infervoro sono capace di trascendere, però non essendo razzista, per me è una, non è un insulto, è una roba che non mi verrebbe mai da dire. Sì. Questo ti voglio spiegare. Però ti faccio un esempio, monarca. Allora, quella del razzismo è una piaga che purtroppo la società siamo costretti a convivere perché è frutto di anni di ignoranza e dobbiamo debellare. Però ti faccio un esempio, se a me avessero detto figlio di, io l'avrei presa come un'offesa, come se uno mi avesse detto N-word, capito? Quindi sta alla sensibilità della persona magari capire che quella cosa la puoi dire in campo, figlio di, perché è passabile, ma quell'altra no. Quindi lui ha commesso un errore macroscopico. Mi auguro solo che nella mia squadra non giochi gente con certi pensieri, punto. Vabbè, questo sì, ragazzi, è auspicabile, ma magari è un pensiero momentaneo e non un pensiero non un pensiero fisso, ecco, non una convinzione. Questo magari puoi capire Cruciani se è un provocatore, ma dai, Cruciani è un provocatore, fa apposta. Cruciani sì, oggi ha detto questo nella cosa, quindi ma lo fa per provocare Cruciani, lo sa anche lui che è una roba che non esiste. Chiaro. Anch'io la vedo così, Manfra, su Cruciani. Allora, comunque, vedremo cosa farà la giustizia sportiva in merito a questa cosa. Andiamo un attimo su quello, entriamo nel processo vero. Faccio entrare, caro monarca. Anzi, uno che non sorride, ti dico la verità. Oh, mi sono mancato, Tantissimo.
notte insonne per me, caro Monaca. Tu pensa che è da quattro giorni che sto aiutando un'associazione beneficenza, stiamo cercando di trovare il pallone dell'Autaro. Sì, basta battute sul pallone dell'Autaro. Io è da più di tre anni che cerco di trovare un gioco alla Juventus, però ancora non sono riuscito. Guarda, quest'anno l'importante era trovare la vostra stella di cartone e ci stanno riuscendo bene gli addetti ai lavori, perciò godetevela. Mi piace il tuo vivere nel metaverso, sei quasi un personaggio di fantascienza, capito? La tua dissociazione dalla realtà ti rende quasi un personaggio di Matrix, di Blade Runner. Che bello, però, vede? Che bello. C'era Virginia con il dito alzato? Prego, Virginia. No, allora, in realtà, dato che mi ero persa l'altra donazione, questa l'ho beccata, l'ho presa piena. Prego. Allora, un interista serio domani aspetta il comunicato societario che mette fuori Rosa Cerbi. Se viene confermata la squalifica, fuori dall'intera vita. Questo Marco... era Mirko. Grazie, Mirko. A Mirko. Grazie, Mirko. Posso dire una cosa in merito? Dopo anch'io volevo dire una cosa, perché certo. Qui andiamo sul calcio a giocare. Prego. No, perché io dico una cosa. Guarda, Cerbi sicuramente arrivo, ha sbagliato. Però dico una cosa, ma quanti giocatori in gambo usano questa brutta parola verso altri ma di colore? Ma basta con questa teoria di un lato più un lato. Ma vedi che io sto difendendo, dando torta da Cerbi. Io sto dicendo, oggi colpita da Cerbi. Io non sto dicendo che a Cerbi bisogna colpire, sto dicendo quanti giocatori lo fanno. Sì, dico, però se beccano meno giro, spesso se di quello Cerbi, che credi. Cerbi, no, però meno spesso di quello che credi. Gli altri diranno anche gli altri, punto. Cioè, ma che vuol dire? La sensibilità è aumentata su questa cosa, attenzione, lo dicono meno spesso di quello che voi credete e pensate. Acerbi è uno forse dei pochi che l'ha detto, perché altrimenti in questo momento si verrebbero a sapere con tutte le tecniche di comunicazione che ci sono, quindi attenzione. Virgi, scusami. No, io volevo dire solo una cosa veloce e poi passiamo al vero processo, che secondo me non esiste, cioè, l'ignoranza del termine, nel senso, io non vorrei mai sentire uno che mi dice no, vabbè, ma non gli ho dato peso alla frase, lo dico tanto per, perché è una cosa gravissima. E poi dico io, tu hai 35 anni, Acerbi, ma cosa ti ci vuole a dire invece che quella parola sei uno scarzone, stai zitto? Cioè, attacca la persona magari sul modo di giocare, che ne so, non sul colore della pelle, cioè che ancora ci siano queste cose, a me spaventano, ma anche dal punto di vista dei tifosi, anche tutto il casino che successe prima, il Pancio ha citato il calcio spagnolo, tutto il casino che è successo con Vinicius, ragazzi, anche lì terrificante, cioè follia secondo me che ancora si guarda il colore della pelle e non le prestazioni in campo, cioè... Dovrebbe venire più spontaneo dire sei uno scarso, ma dove vai, non sai calciare i palloni, qualsiasi cosa, no? Invece che dire sei un... Cioè, per me è veramente follia. Io, se un mio giocatore del Barcellona facesse una cosa del genere, cioè, per me sarebbe proprio morto. Cioè, una vergogna. Vabbè, io per chiudere vi dico che se dovessi anche avere la minima cosa, che sono 10 giornate, secondo me comunque... cioè, finisce il campionato, secondo me all'europeo non se lo portano, e quindi ha più di 35 anni, quindi comunque sta lì per finire la carriera, la finirebbe anche in una maniera imbarazzante, però ragazzi, ognuno è responsabile di quello che fa, quindi amen. Passiamo avanti. Tra l'altro Acerbi era uno quasi sicuri per l'europeo, facendo delle considerazioni, visto che ora c'è la nazionale. Acerbi era uno dei quasi sicuri nella lista di squalificato da qui alla fine del campionato, io non lo so. Sarebbe un po' difficile. Caro Monarca, prima BG ha provato a toccare l'argomento, si è inceppata la capolista? Allora, voi avete mandato anche un pezzo su Tifosiamo del mio video post partita, sicuramente abbiamo risentito a livello mentale dell'eliminazione dalla Champions, e io me ne sono accorto a fine primo tempo, quando comunque l'Inter ha dominato, Bastoni ha fatto l'assist, è stato intervistato, ho detto, sai Alessandro, il tuo ennesimo assist, l'ennesimo assist di stagione, e lui con una faccia da 2 novembre ha detto, sì sì va bene,
però dobbiamo dimostrare che ci siamo mentalmente, perché forse non meritavamo di uscire in quel modo mercoledì. E l'ho detto con una faccia della piccola fiammiferaia la notte di Natale a piedi scalzi mentre nevica. Quindi evidentemente abbiamo accusato a livello mentale, erano un po' scarichi, e il secondo tempo l'hai pagata. Do un dato: l'Inter non ha mai preso gol negli ultimi 15 minuti di stagione, quest'anno è il primo che concede su un calcio d'angolo che regaliamo. Quindi mentalmente si sono un po' scaricati, anche fisicamente hai pagato 120 minuti, la sosta arriva a fagiolo. Sì, guarda Monarca, secondo me quello che avevamo detto fino a prima di una settimana fa era un pochino troppo esagerato. Io mi ricordo Inter, terza forza europea, viene dietro a Real Madrid e Manchester City, cioè mi ricordo tutte queste cose. Centrocampo più forte del mondo, e io sono ancora convinto di quelle cose, semplicemente è successo questo, e se non si fa questa analisi non si è onesti intellettualmente. Sei convinto male allora? L'Inter ha negli 11 titolari una grande forza, ma i cambi a livello di Champions, non a livello di campionato, non li ha. Hai dovuto far giocare De Vrij perché Acerbi veniva da un infortunio e stava male, si è fatto uccellare sul secondo gol. Hai avuto Çalhanoğlu e Thuram rientrati dall'infortunio giusto 3 giorni prima a Bologna, hanno fatto schifo perché sono ancora imballati, e tutti gli altri titolari che per avere 16 punti sulla Juve e 17 sul Milan hai dovuto spremere e far giocare sempre, sono arrivati alla partita decisiva scarichi fisicamente. Questo prego, è quello prego, che ci no, io ho notato delle similitudini che Conte direbbe agghiaccianti con l'ottavo di finale contro il Porto. Credo che sia stata proprio la gestione della partita completamente errata, per il semplice motivo che l'Inter a un certo punto ha 2 gol di vantaggio, sì, no? Che segna Di Marco, e c'ha un'inerzia che praticamente la potrebbe portare con le ciabatte, perché in quel momento secondo me l'Atletico era quasi defunto, ecco. Maniera sinistra l'Inter prende un gol dopo 20 secondi, maniera sinistra perché mi ha ricordato Lazio-Salisburgo, palla al centro e quelli ti entrano in area di rigore quando tu pensi di aver già vinto. Gli ultimi Augusto, 5 minuti accade quello di cui ti... lo faccio finire, Monarca, lo faccio finire. Ok, scusa, sì, scusa, vai Augusto, perdona. No, ma finisco subito. Gli ultimi 5 minuti, che è l'unica, io ho visto gli ultimi 20 minuti. Gli ultimi 20 minuti mi hanno ricordato con il Porto, quando Bergo mi diceva: ma le punte devono difendere. Ma l'Inter ha portato le punte a difendere al ridosso dell'area di rigore. Tant'è vero che gli ultimi 10 minuti sono stati attacco contro difesa. Dopo il contropiede di Barella, l'Inter si è schiacciata troppo e se l'è portati troppo in area di rigore. E col Porto è andata bene perché presero 3 traverse in 20 secondi. Lì la qualità sale un pochino di livello. Depay è un giocatore che è di livello superiore rispetto al Porto e ti fa gol. Ma stai dicendo quello che ho detto io, Augusto? La gestione che dici tu a livello psicologico è secondaria a livello fisico. No. Tu ti abbassi così tanto e non riesci a ripartire. No, perché a livello, perché le gambe a livello... non girano. No, perché poi l'Inter il supplementare lo gioca meglio dell'Atletico di Madrid, quindi è stata una gestione più psicologica. Lo gioca meglio perché a quel punto anche l'Atletico non ne ha più e prevale la maggiore tecnica dell'Inter. Ma non è che le forze finiscono al 91esimo quando pareggiano, eh. L'Inter rischia di prendere gol pure al 93esimo. Cioè, posso dire una cosa? Ma certo, perché sono venute meno le gambe? Perché secondo me è venuta meno la testa. Augusto, la verità è questa: l'Inter l'anno scorso, come il Milan, arrivano lontani in Champions, il Milan in semifinale, ce l'hai, Virginia. E l'Inter in finale, perché in campionato fanno perché schifo. Lasciano da perdere il campionato, perfetto. Ma non c'è una squadra italiana che si possa permettere di fare un campionato come quello dell'Inter adesso e al tempo stesso fare una grande Champions League, perché in Champions League, ragazzi, vogliono cambi di livello.
ci vogliono cambi di livello. Monarca, io sono d'accordo, ma allora perché a Bologna con l'Inter più 16 dalla seconda gioca Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu piuttosto che Frattesi, Aslani e una cosa prima? Io ho fatto la live reaction di quella partita ed ero incazzato nero per quello che hai detto tu. Allora vieni con me che c'è stata una gestione, quindi non è solo le gambe, ma la gestione. Però sai cosa, Augusto? Siccome il diktat è stato vinci la seconda stella, lui anche con 16 punti, anche a Bologna, ti schiera ancora Mkhitaryan e tutti gli altri. Allora, calma, perché ci sono, per favore, ci sono BJ e Luca col dito alzato, prego BJ. E poi c'era Virginia con un messaggio, prego. Giustamente un tifoso dell'Inter si era anche illuso di credere che è la terza forza d'Europa, ci mancherebbe altro, forse negli 11 titolari questa squadra devo ammettere che è anche forte, però per essere la terza forza d'Europa deve avere anche una panchina che sia, come dire, la terza squadra d'Europa. Quando si parla di terza forza d'Europa, anche la panchina deve essere qualcosa con una spinta in più. Se tu hai solo 11 giocatori non puoi dire che la tua squadra è la terza forza d'Europa, perché sei un mediocre. Quello che ho detto io. Perfetto. Se, no, no, però dico, no, allora non parliamo di terza forza d'Europa. Ah, fermo, fermo. Io quando ho detto che siamo la terza forza d'Europa, ho sempre aggiunto che non abbiamo cambi di livello in Champions. Ci sono, e allora non sei la terza forza d'Europa. C'è un grande asterisco. Ho capito, ma non è che gli altri hanno questi super cambi. Se togli Real e City, non hanno questi super cambi. Siete andati fuori con un mediocre Atletico Madrid. Ma forse hanno un allenatore più preparato di voi a certi livelli. Ma guarda, dico una cosa. Non mi è venuto in mente questa cosa. Augusto, perché se fosse come dici tu nella partita d'andata non rischierebbe di prendere 5 gol. Lì hai avuto solo sfortuna che ti si fa male Durant, entra una pippa come Arnautovic che su 4 palloni a un metro dalla linea ne butta dentro uno solo. Non mi sembra manco Durant, l'andata non viene a far Monarca, scusami una cosa, però la mia tesi che avanzavo qualche mese fa, lo scorso anno siete arrivati in finale, giusto? Non avete mai incontrato una big, quest'anno la prima big che incontrate in Champions League. Ma tu il girone con Bayern e Barcellona, con no, Bayern io parlo e Barcellona, avete incontrato tutte le mezze big, avete peccato il mio perché eravate qui in classifica. Rispondimi a questo, tu l'anno scorso nel girone hai il Maccabi Haifa e perdi col Maccabi Haifa e tu c'hai Vlahovic e Chiesa, ok? Negli ottavi ci devi arrivare. Io ho passato un girone con Bayern e Barcellona e ho battuto il Barcellona, quindi che non ho stato big sono narrative anti-Inter. Non è così, no. Perché è stato un girone di fuoco. Punto. Però dico una cosa, la vera Champions inizia dagli ottavi in poi e poi dagli ottavi in poi. Allora sentiamo. La vera Champions inizia dagli ottavi. Tu non saresti uscito ai gironi. Con Maccabi Haifa. Perché fai? Ma il tuo discorso non regge. No. Allora, per favore. Luca, facciamo parlare chi ne sa di Champions. Prego Luca. No, io dico semplicemente che la narrativa, secondo me, dell'Inter terza squadra d'Europa da qualche parte deve pendere la bilancia, no? Se noi pensiamo, se Monarca, che ci viene qua e ci dice che anche secondo lui l'Inter è la terza squadra d'Europa, se è uscita con l'Atletico quinto in Liga, oggi dobbiamo dire che se pensiamo che l'Inter è la terza squadra d'Europa, il suo percorso europeo di quest'anno è fallimentare. In più, io penso personalmente che se l'Inter è a più 16 in campionato, quando Monarca mi viene a dire e nessuna squadra italiana è attrezzata per fare il campionato che sta facendo l'Inter e vincere la Champions League, benissimo, ma se non sei capace neanche quando sei a più 16, quindi il campionato è finito e ti puoi concentrare per fare la tua partita di Champions e andare al turno successivo, e allora non sei la terza squadra d'Europa. Quindi decidiamo da quel punto, prendo la bilancia. Si deve basare sul diktat che dà la proprietà. Se tu guardi i gironi di Champions di quest'anno, su 6 partite l'Inter in 5 partite schiera dalle 3 alle 9 riserve.
col Benfica abbiamo messo 9 riserve. Il e lì hai perso la Champions. Lo metti anche con l'Atletico, già che ci sia. L'hai perso lì la Champions. Io ti dico questo, che lui ha avuto questo diktat, e se tu hai questo diktat non vuoi rischiare niente il campionato, quindi anche a Bologna, anche a Genova. Ma lascia stare il diktat, ma è un errore o no? È un errore o no? È una scelta della società. Però è un errore, se è più la 16 non ti giocare. Perché la chiami scelta? È una scelta più 16. E poi tu mi dici che io sia d'accordo con questa scelta, io ti dico no. Perdonami, quindi la formazione non la fa Inzaghi. La formazione la fa Marotta? C'è sta di questo? Quindi Inzaghi è inutile che ce la vede. Mettiamo sempre titolare in campionato, bravo, riserva in panchina. Bravo, allora che cazzo c'è da fare l'allenatore? Ragazzi, una alla volta. Litigate una alla volta. L'allenatore deve rispettare i diktat che dà la proprietà, punto. Ma in base alla situazione... Il diktat della società deve essere pure in base alla situazione di classifica. Non è che se dicono che giochi l'Atletico campionato... con un gol, cioè, di vantaggio. Il campionato è vinto. Perdonami, se non capire che il campionato è morto. Io non ti sto dicendo che sono d'accordo con questa scelta. No, ho capito dicendo... quello che tu dici. Allora si può dire che qualcuno ha commesso un errore? O la società o Inzaghi? Qualcuno ha sbagliato? Il nome e cognome, Steven Zang l'ha commesso l'errore. Scusate un attimo, ma mi dite una cosa? Posso fare una domanda? Sì, poi ma se l'Inter fosse passata ai rigori, noi oggi di che cosa staremmo parlando? Della terza forza d'Europa. Ci dimentichiamo un fattore fondamentale. Marco, esce e rientra. Marco, quando senti la mia voce, esce e rientra. Che stai però non esiste tantissimo. Il 6 nel calcio, è uscita e commentiamo quello che succede. Lasciando stare che è beccato l'Atletico. L'Inter poteva beccare il PSG, passava da prima, no? Passava da prima, beccava il PSG. Perfetto, mi seguite? Sì. Perfetto. Allora, lascia stare PSG Atletico, la forza delle rose. Lascia stare quello. Conterà giocarti l'andato e ritorno in casa alla partita finale? Per il gol in trasferta, no, Monaco. Il gol in trasferta, nella partita per me è stato decisivo. Augusto, nella partita decisiva... Nella partita decisiva per passare il girone da primi con la Real Sociedad... L'Inter lascia per 73 minuti in panchina Lautaro Martinez e Barella. Qual è il diktat della società davanti a questo? Perfetto. Sì, davanti abbiamo capito, ma è giusto o no farlo? Per me no. Giusto. Perché il campionato l'hai vinto. Non è giusto. Io penso che l'Inter quest'anno poteva vincerla la Champions, almeno provarci. Con la politica che è stata adottata, non ne sono d'accordo. Virginia, prego, poi veniamo da Mazzocchi. Manfred, volevi leggere la donazione? Sì. Ok, allora, Claudio... se volevi dire ovviamente anche qualcosa sull'Inter, cioè... Sì. Prima leggo la donazione, vado in ordine. Allora, una domanda per tutti: con gli attuali punti di differenza, se il Milan dovesse vincere il derby di ritorno, in quanti crederanno alla rimonta? Claudio, Ma hai cambiato il gol dietro. Solo quel demente di Manfredi può credere alla rimonta. Mai detta una cosa del genere, mai detta. Che è un complimento, è un fesso, solo un fesso. Luca, veramente tu non ci credi proprio 0-0? Ma non ci credevo ad agosto, figuriamoci adesso. Allora, però, scusami, matematicamente è difficilissimo, però non è impossibile che veramente mancano 3 punti. Ma devi ricoverarli tutti, da Monarca a Bergomi si ricoverano zero, tutti. Neanche zero, dai, ci sarà un 2% zero, sotto zero, sotto zero. Va bene. Io dico un 1% di caghina. Per il content. Ma io dico di spavento, hai capito? Tipo che perdono la prossima, però anche secondo me è impossibile. Gioca con l'Empoli, fai tu. Allora dici. Marco, guarda, c'era Marco, scusami BJ, No, ma io mi viene da sorridere perché voi fate il calcio molto più complicato di quello che è. Cioè, mi viene da sorridere perché, diciamo, noi siamo un gruppo, voi siete un gruppo di tifosi e io dovrei essere giornalista, no? Che fa quello che spiega, fa tutte le cose tattiche, le spiegazioni societarie. Sì. Invece vedo un po' tutto il contrario. Ragazzi, l'Inter, che secondo me era più forte dell'Atletico Madrid, e io mi sono preso un sacco di insulti su Twitter proprio per questo.
perde anche per sfiga, cioè c'è anche la sfortuna, ci sono anche gli episodi, questo ha fatto la differenza. Pavard fa una cazzata clamorosa nel gol del pareggio, quello che cambia tutta la partita, perché se l'Inter riesce a trattenere quel risultato per almeno 10 minuti, un quarto d'ora, la partita se la porta a casa, poi perdi ai calci di rigore. Sicuramente l'Inter non è arrivata a questa fase finale, diciamo a questo ottavo di finale, nella miglior condizione possibile, però che ne dica il Monarca, anche il sorteggio ha un suo motivo. Cioè è vero che lo scorso anno l'Inter stava nel girone col Bayern e il Barcellona, però poi, come dire, il tabellone gli ha fatto evitare tutte le grandi squadre possibili, cioè il Liverpool, il Chelsea, il Bayern, il Barcellona. Ma io non quella sono è stata fortuna, quella è stata ecco, decisamente io non sono fortuna. D'accordo, io non sono d'accordo. Finisco, il porto finisco di Monarca, ragazzi, fatemi finire. Prego, cioè, scusami, lo scorso anno l'Inter arriva in finale perché la fortuna nel sorteggio l'aiuta, questo è fuori discussione. Quest'anno l'Inter becca l'Atletico Madrid perché sbaglia a pareggiare 0-0 l'ultima partita in casa con Saragozza, ma esce per episodi. Ragazzi, posso farti una domanda, anche Marco? Semplicemente interpretabile così, scusami Monarca, ho aspettato che Marco finisse per far entrare il nostro fratello di sangue, eccolo qua. Ho messo la felpa dell'Argentina per te, Virginia. Perché se avessi qualche dubbio, almeno italiano. Virginia, vuoi farci. Lo sai ballare te questa qua, Virgi? Ah, ok. Oh raga, ci ho provato. L'ho buttata lì, ragazzi. Fintiglia al matto, e invece no. Io comunque non sono d'accordo con Marco. Marco, una domanda su quello che hai detto. C'era il Monarca e poi Luca. Il Porto, che non è una grande squadra, 2 anni fa non elimina la Juve di Cristiano Ronaldo agli ottavi? Sì, però voglio dirti, lo scorso anno tu negli ottavi di finale... Aspetta, Monarca, il Porto, tu negli ottavi di finale lo scorso anno c'è Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, City, PSG e Bayern, e vanno tutti all'altra parte. Me prendo il Porto? Permetti, così... Permetti, okay. Però questo non vuol dire che il Porto non sia una grande squadra, visto che ha mandato a casa la Juve di Cristiano Ronaldo e Morata. Bisogna vedere se quella Juve era una grande squadra. C'era Luca. BJ, scusa, così andiamo in fila. Io solo per rispondere a Marco, non sono d'accordo che l'Inter va a casa per sfortuna. Perché se è vero che nella gara d'andata l'Inter domina e poteva chiudere la qualificazione, è anche vero che è molto fortunata che la gara di ritorno finisca in supplementare, perché l'Atletico poteva chiuderla nei 90, perché nei tempi supplementari l'Atletico mi pare prenda 2 pali, cioè l'Atletico ha dominato il ritorno, l'Inter ha dominato l'andata, situazione di parità, vanno ai rigori, hanno perso i rigori, ma non è sfortuna. Però discordi 2 gol sbagliati da Barella e Thuram davanti alla porta, quelli degli scordi. Sì, ma voglio dire, è stata una partita equilibrata, Monarca, non è che ha dominato l'Inter a Madrid, dai. Per carità. Io la voglio vedere ancora più semplice di Mazzocchi. Qua ragazzi, la Champions è molto semplice, si vede il livello dei giocatori, perché Thuram quando ha quella palla, cioè il livello di Thuram è quello, ragazzi. Cioè, perché se la Griezmann con la palla fa gol, se la Thuram non la fa. No, fermo, Griezmann non si fa 50 metri di campo come si fa Thuram. Occhio, aspetta. Ma che metri di campo? Ma Marco, quella è una palla che l'attaccante la Champions fa gol. Punto. No, ma se l'è portata da centrocampo, dai, su. Ma che centrocampo? Ragione, Manfredi, ha ragione. No, io parlo del passaggio in profondità che ha avuto a Madrid l'autore. Si è esaltato, Spadox, dica. Ha ragione Manfredi? Con la maglia di Messi non posso che esaltare quello che sostiene Manfredi, ovvero ci sono i livelli nel calcio, ci sono le categorie, quindi la palla Griezmann segna e tu non la butta fuori. Punto, è una scelta perfetta. Nella finale di Champions che vince Real Madrid, il Liverpool prende a pallonate Real Madrid e infatti, gente come Salah, che sono top mondo, Salah. Ma top quelli del Real mondo, sono ancora di più. È questo il fatto che Salah in quella finale sbagli 3 gol a porta vuota vuol dire che Salah fa schifo. No, non fa schifo, ma non capisce un cazzo, Manfredi, dai. Ma Inzaghi, se capitava Pippo Inzaghi con la palla, lo ricorreva il massaggiatore. Allora su Inzaghi quella palla lì.
con due rimpalli, ma la buttava ragazzi dentro. No, eh, no, lui ha preso l'esempio, bravo, perfetto, e l'ha fatto sbagliato. Con Inzaghi tu quella partita la vinci sempre, perché poi Inzaghi può sbagliare un gol con l'Empoli, col Sassuolo. No, no, col... ce n'è uno che mi viene in mente che è molto simile, non so, vediamo chi lo indovina. Però ragazzi, Inzaghi quei gol li faceva tutti e così vincevi le Champions. Cioè, non è inutile che ci prendiamo. Ma come ministro, no, ma guarda, con troppa facilità. Cioè, ragazzi, vi faccio vedere Inzaghi in retrocediamo troppo, bisogna andare azione simile che mi è venuto in mente. Questa è la storia. Beh, vabbè, dai. Dobbiamo farlo. Altra palla buttata via. Il rilancio lungo di Materazzi. Aspetta, non ferma, 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 ferma. Plasil. Ma perché me lo devi rovinare un attimo? Bianculoschi. E che devi dire? No, no, vai. Ma vai a fare, ma non è uguale, dai. Ancora dentro per Steiner, è intervenuto Perrotta. Poi Totti. Totti ancora per Perrotta, un po' lungo il pallone, stiamo soffrendo adesso perché provano a fare veramente il forcing in finale i giocatori della Repubblica Ceca. Abbiamo ripreso palla. Non è uguale. La possibilità contro piede, guardalo. Guardalo. Inzaghi. Super! Mamma mia, puto. Vabbè. Essere, vabbè, però ragazzi, chiedete scusa, vabbè, però ragazzi, non paragonate questa azione con quella di Durán, che c'entrano veramente un cavolo. Chiedi scusa, però, chiedi scusa. A me non credi, ma ti sei scordato di Istanbul per centro, cosa ti ha sbagliato davanti alla porta. Con la slovaccia in 10 ha segnato. E pensa che cazzo stai a esaltare. Repubblica Ceca. Fermi, però e capirai che cazzo cambia. Mamma mia, tipo Isaac. C'era Nedved, era fortissima, oh. Ma c'era Nedved e Rosisca al centrocampo. Sì, ma erano sempre da, ragazzi, 10, però, era il 90esimo. Cioè, quell'azione là non c'entra niente, non c'entra niente. Mi era venuto in mente. A parte che se si fa prendere il pallone dal portiere, Barone lo rincorre per tutto lo stadio, e non lo fa uscire. Anche perché c'è una cosa, cioè onestamente Thuram... Non ti sentiamo, Monarca? No, stavo parlando io. Sì. No, stavo dicendo, onestamente Thuram si porta la palla fino in porta, a Inzaghi, cioè, è solo deve solo rincorrere la palla. Thuram ha fatto un'azione anche di forza, a meno che gli restano e dai, su, Però voglio dire, però ragazzi, ragazzi, il calcio non è 3.000 siepi, sono due sport diversi. 3.000 siepi è uno sport, il calcio è un altro. Ragazzi, con Thuram la cerco la vita. Guarda, non è inutile che ti devi, non vedi. Questa... Con Thuram non vince, e manco con Lukaku, non sono spessori che vince. Bravo, posso dire una cosa a Monarca? Io voglio sapere i gol decisivi che ha fatto Lautaro nelle partite importanti di Champions. Io non ho visto gol decisivi nel derby col Milan, te lo dico io, contro Stefano Pioli. Allora, ripetiamo con tutto il rispetto che il Milan è la regina, il Milan è la regina d'Europa, ragazzi. Lo scorso anno il Milan in cambio si classificò quinto, è stato uno dei peggiori Milan degli ultimi forse 10 anni. Cioè, lo so, scorso anno, io lo so. E allora, perciò, lo scorso anno, collegandomi al discorso di Mazzocchi, io lo so, qualcun altro no. Mazzocchi poco fa ha detto una cosa giustissima: l'Inter dagli ottavi in poi ha avuto tutto in discesa, ha avuto anche i propri meriti, però incontrare il Porto e incontrare, fammi parlare, e incontrare l'Atletico Madrid non è la stessa cosa. Non puoi giustificare che il Porto ha eliminato la Juve. La Juve negli ultimi 4 anni non esisteva più, la Juve la buttava fuori anche la Salernitana agli ottavi di Champions. Ma quella Juve che esce col Porto in attacco c'ha Cristiano Ronaldo e Morata. Morata è visto contro l'Inter, con tutto Chiesa, che voglio bene a Morata. Morata, te lo dico io, è una mezza pippa e lo voglio bene. Morata lo voglio bene. Oggi sì. Per fortuna. Oggi sì, Morata è così. Che stai dicendo? Beh, ma Monarca sì. negli ottavi con l'Inter si è cagato in mano. Morata veramente, dai, se... ascolta a me. Allora, hai visto tutta Morata, la differenza con Depay quando è entrato. Il primo Morata della Juve, il primo Morata della Juve era un giocatore forte, segnava gol decisivi. Il secondo Morata alla Juve, con tutto il rispetto, è un giocatore discontinuo, dai, è un po' più discontinuo. La Juve aveva Ronaldo, ma non aveva più niente, era senza centrocampo, era una difesa pesa. Mamma mia, quanto è bello quando va al processo del lunedì. Buonasera. Ma sembra il padrino, ma che roba è? Augusto Sciscione, direttamente da casa nostra di Terracina, l'avvocato di casa nostra. Augusto, prego, ma non parlare, no,
Se non parlavi era ancora più bello, ti dico la verità, eri più da boss. È uguale. Guarda come fa, la mafia non esiste, voglio. Ti posso fare io il... Ti posso doppiare? Vai, ma non associamo la mia figura a qualcosa. Vai, vai, Andre! Muovi la bocca, Audi, in questo modo. Posso? Non avete capito niente. Ma noi, tutti le cose della Roma, ce la possono solo... Ma andete venne a fanculo tutte, va. Mettigli Al Pacino vicino, la foto di Al Pacino nel Padrino vicino. Adesso la vado a prendere, sono un po' rallentato, scusa. C'è una novità in casa mia. Con Al Pacino abbiamo delle somiglianze, questa sì. Non so se Nicole voleva dire qualcosa. Tu ci vuoi avere le somiglianze Al Pacino di Scarface, al massimo. Lancio, basta, eh. Dai, è uno scherzo. È un inside joke tra me e la chat. Prego Virgi. No, guarda, se no ti metti mai addosso, se mi sbaglio. No, ci mancherebbe. Magari. Poi magari lo faccio perché così magari dici. Quindi per farti ingelosire, diciamo. Allora Pancio, anch'io ti chiamo con altro nome. Vai, okay? A me puoi chiamare Monarca. Edoardo, no, io posso dire una cosa, aspettavo il mio turno perché comunque mi piace sentire l'opinione di tutti. Allora, io sono d'accordo con Mazzocchi, Marco? Sì. Possibile, sì. Che il calcio secondo me è molto più semplice, cioè io non vedo tanta differenza come tanta gente ha scritto, magari l'Atletico Madrid è stato più forte, ha dominato, secondo me l'Atletico l'ha vinta con la testa al ritorno, veramente, perché ha retto, sì, il discorso che l'Inter magari gli sono cedute le gambe, è vero, questo l'ho notato, anche per la questione rigori, però secondo me è stata vinta con questa, cioè Simeone ha preparato una partita mentale, come è successo secondo me col Barcellona, che il Barça ha vinto perché ha preparato una partita di testa dove non ha lasciato tanti spazi per i 90 minuti. Cioè io l'ho vista così. Sono d'accordo, anche, diciamo anche sui, come se fosse da 180, Virgi, io avrei detto. Sì. Cioè ho notato nell'Atletico, certo, sta roba qua, che loro non l'hanno vissuta proprio. È sembrata una squadra più esperta. Limitiamo i danni a San Siro. Esatto. Come, e poi dopo la... Se Turam non esce il primo tempo, ne facciamo 9. Ho capito, fratello. Se mio padre c'è. Fatto 0 gol in Champions, Turam nella sua vita, perché ne dovrebbe fare 3 alla 3? Ma ho capito, ma anche solo appoggiare la palla da un metro, lui lo sa fare. Arnautovic, no, ragazzi. Dai. Possiamo dire che agli ottavi la partita l'ha vinta veramente Simeone, che è un allenatore europeo, mentre Simone Inzaghi non lo è. Vabbè, guadagna anche 5 volte, quindi mi sembra, cioè, secondo me non è un allenatore che onestamente è anche abituato. Attenzione ragazzi, che dobbiamo andare anche in casa Milan, guai in casa Milan. In casa Milan c'è un infortunio. Questo ragazzo, comunque c'è da qualcosa sto ragazzo qua, se ne sta sempre male. Peccato, è sempre rotto. Distrazione legamento collaterale mediale per Kalulu, che quindi adesso, dopo essere tornato, dovrà stare fuori, si dice, circa almeno un mese. Sei settimane anche. Lega in bocca al lupo a Kalulu. Ma questo non è, però, questo siamo è drammatico. La colpa di Pioli. Sì. È la colpa di Pioli? No, questo no. Poi Kalulu... Questo no, io non sono un talebano, caro Manfredi, io quando devo dare dei meriti li do, quando devo dire le cose come stanno le dico, e ti dico che questo qua purtroppo per Kalulu non è colpa di Pioli, perché si è fatto male in modo traumatico, è solo molto sfortunato perché era appena tornato da un lungo stop, si era ricomposta la coppia dello scudetto con Tomori e si è rifatto male, purtroppo questa stagione praticamente Kalulu non l'hai mai avuto, ma anche l'anno scorso è stato fuori tanto, è un giocatore purtroppo che sta deludendo dal punto di vista fisico e dovremmo fare delle valutazioni quest'estate su di lui. Ma tanto adesso è indipendibile. Comunque do la buonanotte a Luca Cerchione, raga. Grazie mille Luca. Luca sta dormendo da almeno mezz'ora, peraltro. Infatti ho scritto a Manfredi che siccome sta ancora lavorando e mi stavo addormentando, quindi meglio così. Buon lavoro. Un abbraccio. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Seguite Luca Cerchione, ragazzi. Ehi, poi ho una proposta per te. DJ, ho una proposta per te. L'anno prossimo Inter Juve insieme allo stadio. Accetto. Posso dire
che se lo accettate, se fate questa cosa, mandiamo un videomaker noi. Facciamo. Chi potremmo mandare, Manfred? Tipo Ortelli, no? Potrebbe essere perfetto. No, perché no. Ortelli, io me lo so portato al derby Milan-Inter di Champions. Io milanista e lui juventino, e ho dovuto, cioè lui ha rischiato di farsi menare per quanto è coglione, capito? Ce l'ho dovuto veramente. No, Ortelli. Non Ortelli, forse Ortelli non gli dà il cazzo. No. Però comunque manderemo qualcuno. Virginia, mandate Virginia. Non so se Virginia gli va, se ti va Virginia. Io sono neutrale, tanto io lo sai, il mio amore è in Spagna, quindi posso. Perfetto, ottimo, con Virginia va benissimo. Allora a questo punto organizziamo un, come si dice, no, un pullman, dai. Ho temuto. Allora, rimaniamo un attimo sul Milan di Pioli. Sì, no. Luca, ma tu ci credi agli arabi? Scusa la domanda bruciapelo. No, io ci credo. No, io so per certo che è vero che c'è la trattativa con gli arabi. Non ho dubbi, non è che ci credo. Attenzione! Luca, ma sei sicuro? Io ci ho visto passare altri per questa cosa qua, Luca. Sì, Andy Nine. No. Luca. Qual è il nome della banca? Allora, spiegaci un attimo, perché io sapevo che tu hai questo feticismo, no? Perché alla fine tu sotto sei un po' un sognatore, no? No, io so per certo che c'era questa trattativa con un fondo vicino al fondo PIF, non è direttamente il fondo PIF, cioè non si esporrebbe in prima persona. Però so per certo che c'era questa trattativa che è venuta fuori appunto da questo documento, venuto fuori dalla perquisizione della Guardia di Finanza, e l'avevamo anche raccontato. Quindi il fatto che ci sia una trattativa per cedere le quote di minoranza del Milan con dei fondi del mondo arabo è assolutamente vero. E adesso vedremo con questa indagine se la cosa si rallenterà o meno. Secondo me no. Da quello che so io, la deadline è fine marzo, quindi mancano 10 giorni, vediamo un po' cosa succede. Attenzione signori, perché c'è la data. Fine marzo. 10 giorni? La deadline pre-indagine era fine marzo, credo che si tarderà di poco. E ma allora, quella... quando è fra 10 giorni? Scusate, che lo segniamo sul calendario. Fine marzo. 27 marzo, 28 marzo. Poi c'è anche la pausa, quindi parte la telenovela Milan PIF. Ma dal punto di vista delle notizie, confermo quanto dice Luca, l'interesse sarebbe per circa il 40% delle quote. Oggi segnalo una notizia che chiaramente la procura ha girato alla Federcalcio tutti i documenti acquisiti nella perquisizione, ovviamente atto dovuto, per cui adesso comincerà anche l'indagine federale per quanto riguarda il discorso trasferimento di quote o meno. Sì. Manfredi, lei ci crede? Allora io Manfredi, occhio. Io credo questa cosa qua, che se questo Milan dà a questo allenatore un mercato da big, il Milan può aprire un ciclo vincente di almeno. Sì, ma lei anni. Ci sta credendo? Assolutamente sì. Augusto? Ma la cessione certo secondo me è fattibile, perché no, Augu, ma c'è un documento, c'è una differenza, capito, ragazzi, ma questi hanno prego. No, la differenza è che la Sampdoria era di proprietà di un soggetto che aveva dei problemi con la giustizia. Beh, non mi sembra qua un fondo di investimenti. No, il fondo di investimenti ti dà proprio l'idea di essere proprio una società preposta a comprare per vendere. Cioè, il fondo di investimenti quindi è l'obiettivo finale del fondo di investimenti, acquisire la società, aumentarne il valore e poi cedere a un prezzo più alto e guadagnarci. Quindi è proprio quando è stata presa dal fondo che questo era l'obiettivo. E da questo punto di vista è chiaro che potrebbe essere questo il momento comunque per cedere almeno una parte. Ragazzi, comunque abbiamo 10 giorni davanti. Spadoni, lei?
Ma sai, io non sono un grande fan di questa evoluzione o passaggio storico del calcio, però può essere, il Milan comunque è un nome importante. Si sa, senti le sirene arabe? Le senti tu? Sì, assolutamente. E allora, stacchetto! Vai Virginia! Niente. Comunque, aggiungo una cosa anche sul Milan. Onestamente, una società come il Milan non mi aspettavo che andasse a finire in mano al nulla. Voglio essere onesto. Dai, Manfredi, ma finito Manfredi, Berlusconi lì. Manfredi, siete in mano al nulla. Cioè, dopo Berlusconi il Milan è sparito. Ha cioè, capito, cosa avete morto, vinto? Che cazzo vuoi fare? Ma un po' Berlusconi ce n'è uno. Berlusconi ce n'è uno nella storia. Come? Ma BG, era ovvio che finisse l'era Berlusconi. No, cioè... però mi aspettavo un'altra società dopo Berlusconi, forte come Berlusconi. Invece ma non esistono. Ma Berlusconi ce n'è uno nella storia. Non sì, è però lo so, BG, però ti capisco, però nel dopo Berlusconi non è che doveva arrivare un altro Berlusconi, non esiste, però una società... BJ, a te ci stanno gli anelli, ma sono il surrogato dell'avvocato. BJ, ti rispondo io. Ma si vede, infatti si vede. Ma il nuovo calcio, ti devi abituare, amico mio. A parte, sai, il calcio, le squadre grandi ce l'hanno tutti i fondi di investimento, cioè il calcio è questo a certi livelli. BJ, ti rispondo io come ti avrebbe risposto Berlusconi. Dopo di me, il diluvio. Allora, vabbè, ma invece rimanendo su quest'anno, il fatto che il Milan abbia gli stessi punti dell'anno dello scudetto, come la vogliamo? Vabbè, ne ha uno in meno. Vabbè, che cambia, dito in cura Luca Coelho. Facciamo cronaca, facciamola per bene, non hai gli un punto in meno. Si mette che davanti c'è un Inter che ha due marce in più, confronto all'Inter di tre anni fa. Va bene. Questa è la differenza, piccola differenza di quasi 16 punti. No, no, sai che però c'è. Guarda questa come campagna. Gongola, ce l'hai già in mano lo scudetto? Come li guarda, come li vedi? Da, più o meno da agosto ce l'ho in mano, l'ho detto, l'ho dichiarato. Ma tu non hai un po' di paura, Monarca? Soldi e paura mai avuto. Beh, sportivamente intendevo, assolutamente. Ma scusa, Luca. Ma tu stai provando, Andrea, a fare dei content su sta cosa dello scudetto? Cioè, lo scudetto dell'Inter di quest'anno è sicuro, forse più addirittura di quello del Napoli dello scorso anno. Cioè, ma poi mancano proprio gli avversari. Ma poi è finito. Ma perdonami, scusami, però, no. Attenzione, okay, va bene, il contenitore, prego. Però, sono d'accordo. Io non capisco perché da inizio anno c'è questa narrativa clamorosamente sbagliata sull'Inter e sul Milan, e mi spiego. Il Milan ha speso 116 milioni per acquistare 9 calciatori, ok? L'Inter ha dato 6 milioni a un parametro zero, cosa che chi spende 116 milioni per 9 giocatori non si può permettere. Ha preso il panchinaro del centrocampo Frattesi pagandolo 30 milioni, ok? Nel Milan il titolare non costa 30 milioni. Ha preso un difensore centrale trentenne con scadenza a un anno a 30 milioni, Pavard. Dall'altra parte c'è una squadra che ha speso 116 milioni per 9 giocatori. Che questa arrivi prima e anche di tanto è il minimo. L'Inter ha speso. Sono state costruite una per stradominare. Di pure cosa ha venduto l'Inter, però. L'Inter ha speso 101 milioni e incassato 120. Chi se ne frega. No, questo di il valore dire tecnico che hanno perso quest'estate. Di chi hanno venduto? Tu hai venduto Tonale, loro hanno venduto Brozovic, Onana e Lukaku. Di anche questo. Signore che va tutte le domeniche a pressing, che ha detto che l'Inter per i valori tecnici persi non sarebbe arrivata a quinta. L'Inter ha perso Dzeko, Lukaku, Brozovic, Skriniar, e questi erano titolarissimi. E Onana. E Onana, signori miei. Benissimo. Quando arriva a tre giorni dalla fine del mercato
è vecchio, al Bayern ha giocato solo perché, no, perché era rottolo il titolare. Vabbè, fa schifo. Skriniar non ha mai giocato. Turam è un'ala sinistra che non sa segnare, non sa fare gol. Cialanoglu non sostituirà mai Brozovic in quel ruolo. Frattesi è uno che viene da Sassuolo, non vale un cazzo. Chi cazzo è Pavare? Fattuale. È stato pagato troppo. Però erano queste le cose che si dicevano. Però non sta dicendo bugie. Ascoltami, non puoi mischiare la maggioranza dei commenti degli ignoranti con quello che stiamo dicendo. Perché io a me non me ne frega niente di cosa diceva il popolo di Twitter. Che no, lo dicevano i giornalisti. I giornalisti lo dicevano. Sabatini ha chiaramente avuto un abbaglio. No, ma non solo lui, No, però Manfredi, bisogna, guarda, io mi metto tra quelli che non si aspettava un campionato così dell'Inter, non è, io come lo scorso anno non mi sarei aspettato il campionato del Napoli, attenzione. È quello, è diverso, non possiamo paragonarli. Il Napoli inaspettato, l'Inter sta facendo il suo, ragazzi, non sono uguali. Non così. Onestamente non così. Non l'avrebbe pronosticato a più 16, dai. Però un po' ha ragione, Manfredi. Al Napoli, al Napoli la stella guadagnava 1 milione, la stella della squadra, è ovvio che non te l'aspetti. Qua ascoltami, c'è un parametro tiro a 6 milioni, non se lo può permettere nessuno in Italia. Manfredi, ascoltami. Però questo che dici tu è un po' disonesto intellettualmente per un motivo. No. Cialanoglu, che oggi è il faro di questa Inter, viene dal Milan, a cui tu non hai rinnovato il contratto, perché lui voleva essere rinnovato e l'ha detto... E quindi è questo. No, l'ha detto Mirabelli. Mirabelli ha detto: Cialanoglu voleva rinnovare, noi non gli abbiamo offerto rinnovo, è andato all'Inter. Certo, perché tu sei più ricco. Ma che c'è da Mirabelli, però? Aspetta, però, Monarca, che c'è da Mirabelli con il rinnovo di Cialanoglu? Scusa, l'altro dirigente, comunque lui lo sapeva, ha parlato, non mi ricordo, tempo fa, neanche 2 settimane fa. E ti dico questo: Mkhitaryan non lo voleva nessuno, era uno scarto, un parametro zero. E Inzaghi l'ha fatto rendere. Ma Mkhitaryan non lo voleva nessuno. Insomma. Non ha avuto offerte. No, era parametro zero. Non ha avuto offerte perché è arrivata l'Inter a gennaio dell'anno prima a prenderselo, a parametro zero dalla Roma. Non è che non ha avuto offerte. Non è un merito, Marco. Non è che non ha avuto offerte. Mkhitaryan è un gran giocatore. Cioè, poi ragazzi, il italiano poi veramente... L'Inter le sue fortune le ha costruite sui parametri zero, non spendendo i soldi. Gli altri non le ha costruite sui Cialanoglu, sui Di Marco. Monarca, posso dirti una cosa? Possiamo sfatare una volta per tutte sto fattore dei parametri zero? I parametri zero te li devi permettere con gli stipendi. Oggi lì mi può permettere di garantire a Cialanoglu di darti tot milioni. Lo stesso, però lo vedete, ma posso, sono due progetti totalmente diversi. Bravo. Però Marco, vedete quanto complicate il calcio, lo dicevo prima, no? Cioè, perché vi dovete incartare sui parametri zero, i contratti? Cioè, parlate di quello che vedete in campo, è molto più semplice, è molto più bello, è molto più stimolante. Chi se ne frega di parlare del parametro zero, quello prende 6, quello prende 3? Sti cavoli, vediamo come rendono sul campo. Onestamente, a me l'Inter ha sorpreso perché, considerato quello che aveva venduto e non considerando nella maniera corretta quello che aveva preso, non pensavo che avrebbe fatto così bene in campionato. Io poi non sono un grande stimatore di Simone Inzaghi, ma questo sarà un mio limite. Certamente sta facendo di più, probabilmente stanno facendo meno anche le altre, un po' come è successo lo scorso anno per il Napoli. Guardate che al di là di quello che dice Manfredi, quello paga quello prende quello, quando prende quell'altro, sono 2 campionati simili con 2 esiti di Champions, di Coppa Italia uguali. Fondamentalmente, anche qui ci dobbiamo chiedere il valore del campionato italiano in assoluto. Poi, però l'Inter sono 3 anni che è la migliore squadra del campionato, facendo ogni anno il percorso, è arrivata ad essere. Lo scorso anno, però scorso anno, insomma. Secondo me l'Inter è stato l'exploit del Napoli, però l'Inter è una struttura superiore. Il quest'anno era molto più quotata l'anno scorso. Quest'anno l'Inter è migliore perché fa un programma di 3 anni. Sinceramente, secondo me, finisco subito. Inzaghi quest'anno in campionato ha fatto la differenza. È stato molto bravo perché è stato superiore agli altri. Inutile, ci stiamo girando attorno. Pioli, secondo me, nel campionato fa i punti che gli competono, non fa di più di quello che deve fare.
E allora Allegri ha fatto di più per un periodo di quello che doveva fare e poi invece è crollato. Quindi l'Inter lo vince con pieno merito facendo di più di quello che noi aspettavamo, ma sono due progetti, però sono due progetti diversi. DJ, c'è una crescita dell'Inter. Ma sono due progetti diversi che prego, prego Monarca, vai. Allora, no, BJ, hai detto che i parametri zero te li devi permettere, giusto? Perfetto. Certamente. Devi allora, dargli quegli stipendi. Stiamo parlando Inter e Milan. Mezzali Inter e Milan. L'Inter c'ha Mkhitaryan parametro zero. Il Milan c'ha Loftus-Cheek. Sai quanto prende Loftus-Cheek di stipendio? Quanto? Io onestamente non lo so. Te lo dico io, 4 milioni. Sai quanto prende Mkhitaryan? 3,5. Sì, ma poi, questo guarda, vuol dire sai cosa vuol dire? Saper lavorare. Sai quanto prende Thuram? 6 milioni e col decreto crescita, valgono 4. Sai quanto prende Origi, che è ancora nella rosa del Milan? Quanto pigliava l'anno scorso? 4 milioni. È perché noi abbiamo dei dirigenti bravi e il Milan degli incapaci. Ecco. Ma no, però sono due progetti diversi. Il Milan è un progetto... il Milan lo vede un progetto in costruzione, hanno preso 10 giocatori. E l'Inter gli offre di più. Che dirigenti bravi devi avere. Ma posso fare una domanda ai milanisti? Usciamo da sta cosa, i parametri, no, 3 milioni e mezzo. Io voglio fare una domanda semplice ai milanisti. Se il Milan arriva secondo in campionato e in finale di Europa League, non dico che la vince, che poi la finale è stagione top. Che stagione è? Top. Una stagione normale, non hai vinto un cazzo. Tieni in bianco e firmati quanto vuoi. Tutto per me è una stagione finale lunga, perché sai qua la finale è una partita secca che può succedere, sì, tutto. Ma Marco, però perdonami, che stagione è? Faccio una domanda. Non voglio rispondere io, la domanda la faccio a voi. Rispondo con un'altra domanda, anche se non si dovrebbe, ma Allegri l'ha fatto, quindi lo faccio anch'io. Ma capirai. No, Marco, ma che stagione è? Tu come reputi la stagione di una squadra che parte con 3 obiettivi a dicembre è fuori da tutte e 3? Ma solo tu perché ce li avevi? No, ce l'aveva il tuo cazzo d'allenatore che lo dichiarava fino a un mese fa che lottava per lo scudetto. Però Luca, sei stato falcidiato dagli infortuni che, come vedi, anche oggi. Cioè, infortuni che non sono una scusa. Gli infortuni sono una colpa, non sono una scusa. Io ti voglio bene. Secondo me sei un allenatore prova a dare uno di Marco. Augusto, il tuo pensiero lo conosco, lo rispetto. Ma allora io sinceramente pensare che la Champions League fosse un obiettivo del Milan. No, passare il girone era un obiettivo, non vincere la Champions League. Secondo me passare il girone era doveroso, questo sicuramente. Ha avuto sfortuna, per cui io non giudicherei. Non esiste la sfortuna. Però comunque con quel girone francamente lo devi passare. Era difficile il girone, ragazzi. Detto ciò, se arrivi secondo e in finale di Europa League, poi alla finale, io quando arrivo in finale non do un giudizio, perché poi la finale può essere decisa da tanti, Secondo me non è una stagione sotto la sufficienza. Marco, onestamente. Dico una cosa. Poco fa ha detto la cifra, Manfredi. Ha speso il Milan, se non sbaglio, 116 milioni di euro. Per 9 giocatori. Se tu spendi però 116 milioni di euro, è una stagione positiva, il secondo posto è una finale d'Europa League, io onestamente, da milanista, perché parliamo sempre di una squadra che nasce per vincere, non è una stagione onestamente positiva. Ma basta questi titoli, ma che te frega di pensare quanto ha speso o quanto non hanno speso? Giudicate il campo, non so soldi vostri, che ve frega. Ma quanto ha speso, ma quando non so soldi vostri, che ve frega. Cioè devi valutare pure io valuto la rosa, no? Poi so quanto ha speso, posso valutare il dirigente che l'ha spesi. Però la rosa, se mi dici che il Milan arriva secondo, per me è in campionato, ci sta che arriva secondo, non era la rosa superiore. Se tu mi dici poi arriva in finale d'Europa League, la vince, se addirittura la vince, la stagione diventa positiva. Se la vinci diventa super positiva, se arrivi in finale diventa positiva. C'è una falla in quello che hai detto.
ok, non sei la rosa più forte, ci sta, sì. Però non puoi non giocarti il titolo, perché il Milan e la Juve quest'anno Però tu devi fare una valutazione dei punti finali. Tu non giochi per il titolo perché magari l'Inter lo chiude a gennaio. E allora anche Allegri fa una stagione positiva, secondo questo ragionamento. No, poi vediamo come va a finire. Secondo questo ragionamento anche Allegri fa una stagione positiva. Se il Milan a fine campionato fa 87 punti, faccio un esempio, i punti che c'ha. Ma è diverso fare i punti con la pressione di un obiettivo. Allora è diverso che fare i punti quando il campionato è finito. Allora, se tu fai ricordo... Mi ricordo un campionato dove non mi ricordo chi lo vinse, la Juve lo vinse e poi la Roma o l'Inter arrivò a meno uno, ma quando la Juve lo vinse era a meno 10. Ma che cazzo di senso aveva poi quel finale? Allora dovevi sacrificare l'Europa e puntare tutto sul campionato, perché come ha fatto l'Inter? Perché Virginia, l'Inter toccati questo il naso se preferisci il Monarca e l'occhio se preferisci BJ. Ora, secondo voi cosa ha scelto? Virginia, non dirlo, eh? BJ, cosa ha scelto? L'occhio per te o il naso per il Monarca? Ma io non posso? No, non si può, non vale. Mamma mia, no, nel senso che io non aspettatori, si calmi. Abbiamo le prove. No, perché io non ho risposto a questo. Io l'ho letto questo commento, ma non ho fatto niente. Beh, allora, diciamo che la faccia di Virginia sembra comunque che insomma non si... no. Poi magari non è voluto, però mi sembra. Non è voluto. E lo sapete che io amo tutti e due, nel senso ormai io e il Monarca siamo così, nel senso che... Perfetta. No, però mi sembra un gesto che uno non fa solitamente proprio così, però... Ma tu non puoi dicendo che toccami naso, toccami di qua, toccami di là. Vabbè ragazzi, mi raccomando, Allora, c'è un'ultima ora. Ho una domanda per Cohen. Perché... Guarda che c'è un'ultima ora, Monarca. Grande serata. Grande è fallito il Catania. Buonasera. No, buonasera. Voglio un attimo rispondere a Marco. Azzo. Harry, posso chiederti una cosa? Ciao Harry. Tu, certo, nel profondo del tuo cuore, le senti? Stanno arrivando, Harry. Harry, tu l'hai vissuto, Tu l'hai vissuto, Harry. Sulla pelle di ND9, mi raccomando, Harry. Adesso parlo della linea della Sampdoria. Comunque, dica Mazzocchi e poi c'è il Monarca. Perché voglio rispondere subito a Marco. Il nostro allenatore, Mister Pioli, a inizio stagione fissa tre obiettivi. Il primo, dice in conferenza stampa, l'obiettivo del Milan vince lo scudetto. Lo fallisce. Il secondo, l'obiettivo che non la manda a dire. Passare il girone di Champions lo fallisce. Il terzo è arrivare in fondo in Coppa Italia, fallisce. Tre obiettivi falliti. Come fai a reputare una stagione positiva dove l'attuale tecnico fallisce tre obiettivi? Che obiettivo è la Coppa Italia, dai? Ok, è la risposta di Harry. A me va bene la risposta di Harry. Ha risposto a me la domanda, quindi per lui sarebbe una stagione dove ho detto la stessa cosa io, Marco. Sì, ma tu l'hai detta. Ma lui mi sta più simpatico. Pancio, cioè, Monarca qua ci ha detto che l'Inter ha puntato tutto sul campionato. Guarda, io non l'ho fatto. Di chi è l'errore? Allora dovete dire puntiamo solo sulla coppa e finisce solo sul campionato. No, rispondi, però rispondi, di chi è l'errore? Allora, innanzitutto gli obiettivi li dà la società, ma non l'allenatore. Allora ci sono due cose, c'è l'obiettivo della proprietà e poi c'è l'obiettivo del gruppo squadra. No, l'obiettivo li dà la proprietà. Però c'è l'obiettivo del gruppo squadra, lo scudetto l'abbiamo vinto così, la proprietà non aveva dato l'obiettivo dello scudetto quell'anno. Inzaghi gli hanno chiesto. Però li ha stupito Luca. La proprietà ci aveva detto di arrivare quarti l'anno dello scudetto. Vabbè, cosa fai, Luca? Sei primo e dici: oh no, raga, però così siamo. No, nel senso, cioè, la squadra ha anche il suo obiettivo, non è che dipende solo da quello che dice. Perdiamo qualche punto, per favore. Che figura facciamo? Italia. Allora se li fessi voi, è chiaro che non dovevi farli tutte e tre. È chiaro che non dovevi farli tutte e tre, ma se li fallisci tutte e tre, è fallito. Punto. Allora, secondo me non ha fallito niente il Milan, ragazzi. Ma non ha fallito niente il Milan. Ma no, ma tutto bene. Allora ne dovevi puntare uno solo, dire
puntiamo solo su questo, gli altri fanno giocare la prima. Colpa di che non l'ha puntato una società, solo... questa cosa sì, della società. Cioè, non è mai colpa sua, è sempre colpa Monarca, ma chi l'ha detta Inzaghi di schierare? No, allora ha ragione. Cioè, chi siete fuori strada, una alla volta. Dalla proprietà e poi la società e il gruppo squadra si adeguano. Luca, una domanda per te. Volevo sapere se tu ritieni Leao un campione e se gli dai il valore di 170 milioni. Nel mercato di oggi sì, secondo me però è ancora un livello se per te i campioni sono Mbappé, Haaland, Leao non è a quel livello lì. Per me Leao è nella sfera di Kvaratskhelia, di quel livello lì per me. Harry. Mamma mia, Harry. Arriva Mbappé con loro. Mi fa ridere. Cancio. Andiamo con calma. 10 giorni, Harry. 10 giorni. Cancio, 10 giorni. Volevo dire una cosa sulla Champions League del Milan. No, vabbè, Cancio, questa è una canzone indiana, no? Araba. Voi della passione la canzone araba. No, però volevo dire una cosa sulla Champions League del Milan. È associata a un'altra cosa. Perdonami, no, se vuoi te la passo io la canzone araba. Vabbè, vuoi, la cerco. Sì, no, va bene. Però è bella. Leggo solo questa di dissidente qua, che dice: ha ragione Allegri quando dice dei paraocchi, perché voi interisti avete i paraocchi per non vedere lo stallone a fianco, perché la Juve è uno stallone. Stiamo arrivando, tremate, citazione quel pirla di BJ. Grazie dissidente. Lo sapevo, volevo soltanto dire una cosa sulla Champions. Sì, prego Marco. Che è vero che secondo me il Milan avrebbe dovuto passare il turno di Champions al girone, però è pure vero che è uscito in un girone dietro a PSG e Borussia Dortmund, quindi dovere sì, perché è sempre il Milan, però ecco, però non era il favorito del girone. Però perdonatemi. Allora, voi dite che Pioli... aveva il Vittoria Plzen, dai. Voi considerate Pioli un ottimo allenatore. Ora, Pioli piglia 5 milioni l'anno, eh? Non è che piglia 1,5, piglia 5 milioni l'anno. Se uno guadagna è perché se lo merita. Aspetta. Dovrebbe uno che prende questo ingaggio aggiungere qualcosa. Ora voi mi dite che il Milan più o meno deve stare dietro l'Inter e sta dietro l'Inter. Il Milan è terza fascia, dice Manfredi, e arriva terzo nel girone. Il Milan più o meno in Coppa Italia avrebbe dovuto andare più avanti, esce ai quarti. Che cazzo sta aggiungendo più? Nulla. Cioè è come mettere il nulla in panchina, non aggiunge nulla. Oh, tu Luca, con però, te non si può parlare di infortuni. Scusami, Inzaghi cosa ancora con questi infortuni? Ancora con questi infortuni? E Inzaghi cosa sta aggiungendo, Luca? Inzaghi cosa sta aggiungendo? Minchia, ma Inzaghi gli prendono Di Marco, gli prendono Darmian che era totalmente fuori dal gioco, Talanovo, Mkhitaryan e ti vince lo scudetto a più 16, cosa sta aggiungendo? Inzaghi è prima rosa in campionato ed è primo in Coppa Italia. Ma per me prima rosa perché tu vedi l'Inter come gioca, dai questa Inter a un altro allenatore e ne discutiamo. No, Luca, allora, se parliamo che Inzaghi ha il merito di questo scudetto che uno devono vincere, ma siamo sbagliati. Inzaghi è quello che ha perso gli ultimi 2 scudetti. Vero, ma poi è cresciuto. Ma poi è cresciuto dai suoi errori. Non è cresciuto, l'Inter è rinforzata. Nessuno ma credeva. Che rinforzata che ha venduto il mezza squadra quest'estate. Che rinforzata. Luca, no, stai sparando una fesseria. Lo scorso anno l'Inter si è classificata quarta in classifica. E ha venduto mezza squadra, è arrivato in finale di Champions, gli vendono Brozovic, gli vendono Nana, gli vendono Lukaku, gli vendono Skriniar. Dare meriti a Inzaghi per il lavoro che ha fatto in 3 anni, rendendo dei parametri zero dei giocatori fortissimi, sia intellettualmente disonesto. No, avevo una domanda per Luca, una domanda. Ultima che voglio usare. Con un altro allenatore, la resa di alcuni singoli del Milan possa essere maggiore, e se sì di quali singoli? Cioè secondo te quali singoli lui non fa sfruttare al massimo, non fa rendere al massimo? No, sui singoli non sono d'accordo. Secondo me il Milan proprio di squadra, perché il Milan come l'Inter ha tanti giocatori di sistema, cioè che messi insieme possono fare un rendimento migliore di quello che stanno facendo. Io credo e sostengo che con un altro allenatore il Milan sarebbe molto più vicino all'Inter. Non so se vincerebbe lo scudetto. L'errore tattico che fa Pioli, a mio avviso, Pioli gioca un po' troppo alto. Sì, sicuramente. Questo espone il Milan a troppe imbarcate. Cioè lui non varia. Inzaghi ci sono le partite che sta più basso, le partite che sta più alto. Pioli è sempre la stessa cosa. Nei derby
con l'Inter si presenta, ha perso tutti così e ne prende dai 3 ai 5. Oh, cioè è molto molto chiuso. Il nuovo Aleph per le 5 sub. Che si deve far perdonare qualcosa. Il leone Bobby Abbale. Bobby Abbale, una statua di cera in questo momento. Lo sguardo, ragazzi. Mamma mia, ultimo shootout per la Fucina. Se segna, va in finale. Bobby contro Zaccala. Bobby Abbale con il suo mancino è partito. Attenzione, il numero 8. Bobby Abbale, Bobby Abbale, Bobby Abbale, Bobby Abbale. Bobby! 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 La Fucina è in finale! Si deve le valigie! Si va in finale! La Fucina contro il Red Rock! Sarà! Qua ci stavamo credendo ancora, ragazzo, E poi? Poi... E poi sai cosa è successo? No, aspetta, non lo voglio vedere. No, occhio! Occhio, Harry! Comunque ringrazio ancora Luca per ogni seguito. E poi, è sceso in campo Amelia in finale. Cos'è che, chi è che ringrazi? No, ringrazio ancora Luca per avermi seguito quella sera. Ah, Luca Cohen manda la cagare. Sì, ero, sì, perché sulla GOT c'erano le pubblicità, Harry lo offriva gratuito, era il pezzotto della GOT. Complimenti Harry, che porta rispetto. Harry può, se seguite Harry potete, ok? Nulla osta da parte della Lega, che crediamo in Harry Catucci. Attenzione, grazie Pancio per aver salvato il tacchino. Suona sara sara di bici starantana, dico me chi magna magna inessi si magna magna, oia me ricorda ricorda mamma Africa ricorda me chi da si è. È vero, perché c'è stato un momento tra il catcalling e il calcio in cui Faina commentava su TikTok le robe normali. Ragazzi, Luca, te lo descrivi, cioè, perché Luca, ragazzi, è un bel intenditore di internet. Luca, descrivi. Sì, no, questo era il periodo di pulizia posto quello che era successo, se mi ricordo. Come si dice? Qual è il tuo momento? A me manca, io glielo dico sempre, a me manca il Faina, quello lì dei programmi trash. Lì. Vabbè, andiamo avanti. Attenzione, è arrivato. Tra l'altro oggi ho visto uno speciale, ragazzi, su Di Pre, che ha fatto un canale YouTube, adesso non mi ricordo il nome. Molto forte, un bravo, un ragazzo bravo. Cianci, e non mi ricordo, ma YouTube. Chi? Oh, e ha fatto un documentario su, diciamo, Andrea Di Preda, come è nato come personaggio, a poi, diciamo, come è diventato. Beh, che fine ha fatto? Scusa, Pancio, che fine ha fatto Di Preda? Adesso non ti dico la verità, non lo so. Sinceramente, a oggi, è today, qualche video con la maglia della Fiorentina ogni tanto. Penso sia bannato, però, da Twitch. È arrivato il pallone di Lautaro. Vabbè. Possiamo dire stop a questa cosa. Luca, tanto non è di oggi, no? No, basta. Attenzione, perché non esci mai col vicino di casa? Il vicino di casa. Mi passi la mano. Bravo, Cianci Anguilla, il canale. Ok. È questo qui. È il maestro. Mi passi la mano. Chiedete scusa al monarca. Come una come al campo. Ah, la poesia questa. Ma non si sente, Manfred. Non c'è l'audio. Ah, ok. Quindi non esiste. Cioè, conferma quello che pensavamo, praticamente. Non esiste la poesia. Ok. Esiste. Ultima ora. Ecco a voi l'uomo del fondo PIF che ha iniziato i colloqui col Milan. No. Semplicemente Erfaina. Lo dico. Che scherzo. Lo dico. Passano Inter, Napoli e Lazio. L'ho detto. Veramente. Ecco perché. Veramente incapace. Qua ha voluto proprio strafare, addirittura tutte e tre le ha dette. Ecco la spiegazione. Un ingordo. Mamma attenzione, mia, come sarebbe Harry Catucci senza OCV?
ho fatto la cacca per te. No, no. È uguale. E poi ci ho messo il piede scalzo sopra. Allora lo invitiamo, Manfred, come si chiama? Comodino Banana. Harry, lo vorresti incontrare? Facciamo, se volete. Sì. Ormai lui è un giornalista. Marco, io ho una richiesta, lo porti Pazzini al processo, ti prego. Pazzini. Fammi incontrare. Manfredi, ma anziché Luca Coi, scusami. Arriverà. Facciamo il content dei content, te lo dico. Arriverà Pazzini, arriverà. Però Pazzini, secondo me, vi dico la verità, è uno che è più bravo, mi sembra, on demand. Bene, nelle live è stato bravo. Ah, è stato bravo? Sì. Allora, chiamalo. Io non ci ho mai stato con il live lui. Allora. Ma fatelo venire subito. Io con BJ all'esonero di Allegri. No. Io la vita. Osanna 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 Osanna. Mi sembra esagerato. Toni Ciccione Real Life. È il boss. Mi sembra che ho scritto il processo sopra. Sì. Sembra un po' Totorrina. Attenzione, tutorial grammaticale di Mirko F. Allora, no, dai. Mamma mia, questa no, dai. No, dai. A vita. Ma avrà sbagliato il tuo nome, ragazzi. Ma che brutta questa è brutta. Un po' ricorda. Sì. No. Ah, è riccio, che cazzo. Mary però... per sempre, grandi film. Benigno, Benigno. Sì. E metti quella prima, Manfred, scusa un attimo. Un pochino questo sì. Ma che cazzo di riccio? Non c'ha le cuffie. Ma c'ho manchi ricci. Attenzione, anche il buon Mazzocchi. Mazzocchi ci delizia con questa proposta. Recupero Atalanta-Fiorentina. Visto che si sfideranno anche in Coppa Italia, propongo due soluzioni. Uno, recuperare la gara di campionato il 3 aprile e giocare in gara secca a campo neutro la semifinale. Mazzocchi, ma lei ha lasciato il cellulare a Faina in mano oggi? Questa è la proposta delle due. No, è una cosa che potrebbe accadere invece, pensa. Io ho visto anche il video, Allora, due però, giocare l'andata di Coppa a Bergamo e farla valere anche per campionato. Beh, ragazzi, questa è una genialata. Certo che se l'Atalanta vince il primo trofeo così è uno schifo. E vabbè, dovrei spiegarlo, lasciamolo andare così, così. Secondo me è più bella così. Sì. Attenzione nel post partita, intervista Inzaghi. È stata tutta colpa di quel gol a freddo, diciamo. Ma il primo gol l'avete fatto voi. Appunto, a freddo, perché noi eravamo freddi, questi erano caldi e ingazzati. Ragazzi. Nel mondo perso. Ma quella rossa un pallone che gli ha lanciato. Vabbè. Non le grandi ridere, proposte no. Rivoluzionarie di Laudisa, attenzione, no. Questo è importante, bene le scuse, doveroso il rosso della nazionale, ma resta l'amarezza. Ad Acerbi, come viene un spontaneo, un'offesa così gretta a Juan Jesus? Il razzismo è un nemico silenzioso, non basta combatterlo a parole, Acerbi si tinga di nero al no mezzo. Vabbè, dai, no, ma sta scherzando. Mi sembra, credo sia fake, dai ragazzi. Spero che sia no, è vero. Potrebbe essere un percorso da fare con i razzisti, non è male come concetto. Beh, però ragazzi, Twitter è anche provocazione, cioè si usano anche delle iperboli, Ci manca. Consideriamo anche questo. Sì, però non da un giornalista, dai.
No, le iperboli le può anche scrivere un giornalista, perché no? Vabbè, sono giornalista anch'io da 20 anni, Harry, dai. Inter eliminata dalla Champions. Beh, a me fa sempre ridere la canzone questa qua. Il monarca è sempre più Renato Zero. Questi sono ti piace i migliori anni della nostra vita? No, il triangolo no, non l'avevo considerato, direi più questo. Invece un'altra estate qui e un'altra volta lì, più disinvolta e più... Anche mi vendo. Vabbè. Allora, rispetto. Complimenti. Ragazzi, scusate che mi hanno detto che c'è un utente mio amico che sta a parire. Di Bari, è di Bari. Buonasera, buonasera. Enrico Grande. Pensavo che era Dio Bello. Aveva una proposta da fare. Ma lui è il nuovo Dio Bello, eh. Cioè Dio Bello tipo Prime. Tanta roba, Barino. Tanta roba. Si è messo anche da solo. Guarda che grande. Che scarpe. Giusto farle esordire anche in Dota. Insomma. Il monarca tra 2 settimane in Duomo. L'indirizzo. Io sono la più pazza che c'è. Che c'è. Io sono pazza di me. Di me. E voglio dirlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola, da sola. Vabbè. Io ladro. Che cazzo c'entra però, dai. A certi modi. Non mi sento tanto bene. Non mi sento tanto bene oggi. Il cielo è sempre più blu. Casa mia, casa tua. Casa mia, casa tua. Casa mia, casa tua. Vabbè. Però va a tempo. Forse degli indizi già c'erano. No. È un TikTok, guardalo, Parigi, è un TikTok di Black Humo. No, mi sembra eccessiva. Dai. Non è male, fa ridere, dai. Ragazzi, chi ha paura della comicità ha paura di se stesso, alla fine bisogna imparare a ridere su tutto, nelle sedi quando è una cosa fatta per ridere. Allora. No, è il contesto, eh. Se tu lo dici in campo a uno in quel caso lì, se fai certo. In ironia è un'altra cosa, è un certo. Contesto. Cruciani, secondo me, come diceva il monarca, è il contesto anche lì, che lui lo fa per provocare, diciamo. Allora, attenzione, immenso. Andiamo, andiamo a casa di Gino, Piero, ci prendiamo le pizze. Tu invece hai scelto di guardare con Coutinho e come qual era? L'ho vista questa. No, ci sono, si sta lì con la famiglia, la partita tutti insieme, c'è poca, c'è quello che vuoi. No! Con Coutinho? Con Coutinho e la famiglia... Cioè, lui come ride. Coca-Cola, fanno Sprite, a casa... Ragazzi, scusate, posso dire una cosa? Certo. Allora, ero qua su Cronache di Spogliatoio, quindi è stato pubblicato da poco, sempre in riferimento alla storia Cerbi e quant'altro, che prima vi avevo citato Vinicius. Praticamente Vinicius è ancora vittima di razzismo e Real Madrid denuncia l'arbitro del match contro l'Osasuna. Ha omesso volontariamente gli insulti razzisti nel referto. Cioè, quindi è una cosa proprio che non è solo dei giocatori, qua si va proprio... Vabbè. Oltre, ma comunque lo volevo dire giusto per certo. Fatto bene, Virgi. Mi è passato qua, insomma. Allora, Vinicius è simpatico, dai. È loco ieri sera. È il culo più bello che abbia mai visto nella storia.
è il loco Pino. Scherzo. Chi è che l'ha fatto non questo? Posso scriverlo su... Questo l'ha fatto Pino Giglio Lover. Vabbè, addirittura l'account. Un pezzo. No, questo dai, basta, non mi va di leggere. È sul padre di Masseo. Vabbè, raga, dai. Ma non è un Reddit, dai. Allora, mi discosto. Buonasera a tutti. Sai? Cosa rappresenta il numero 5? Le dita che saltano a Napoli ogni no. giorno. No. Allora, andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare. Pandorino, no, che fa? Scusi, sta andando in miniera, Pandorino. No. Ah, ci dica, ci dica, ci dica. No, cosa? Tra l'altro Pandorino come nome dei sette nani sarebbe stato fantastico, eh. E lui è come si chiama quello che ha sempre sonno? Mammolo? Pisolo. Pisolo. Mazza che scarso. No, non me lo ricordo. Ma dai, è Pisolo. Sette nani. Dai, sempre sonno Mammolo. Pancio. Dimmi tutti i sette nani, va, vediamo se ti ricordi. Non me ne ricordo, comunque sono Brontolo, Pisolo, Cucciolo, Eolo, Cucciolo. Cucciolo, Eolo c'è, ma no. Eolo beveva, raga? No, Eolo è quello del raffreddore. Ah, okay. Eolo era il dio del vento in realtà. Cucciolo non c'è, ragazzi. Cucciolo. No, Cucciolo come c'è. Non c'è Cucciolo, certo che c'è Cucciolo. Mammolo. Agu, Andreazzoli. Mammolo e Dotto. Dotto. Cazzo, Dotto era difficile. Beh, state dimenticando anche voi, eh. Brontolo. Io non me ne ricordo più. Brontolo che sei tu, Agu. Io sono l'ottavo, c'è questa perla di Gianni. Grazie, grazie Ilaria. 93. Gianni Faina ha messo Allegri nella top Pignolo. 5 allenatori. L'ho detto anche ieri, lo riconfermo anche oggi. Ma il problema è che lo confermerò anche domani. No, cioè non c'è neanche la oggi da lui. Gianni, ma secondo te il primo impatto, sto ragazzo che ci stiamo iscrivendo adesso, potrebbe essere all'altezza di Robert D'Amico? No, no. Grazie Gennaro. Vabbè, era quella parte lì, Manfred, su Faina. Comunque ragazzi, posso dirti una cosa? Bisogna organizzare un incontro questa settimana perché vedo del potenziale, caro Manfredi. Allora qui, in questo momento, invito ufficialmente per martedì o mercoledì sera sia Gianni Bianco sia Faina per in un tribunale pubblico. Per il confronto, ragazzi, civile, in onore di quello che c'è stato tra voi due proprio su questo canale. Vogliamo il confronto in diretta, ragazzi. Scrivete per favore a entrambi, sia a Gianni, spammate il link, che a Faina, domani sera, martedì e mercoledì, senza nazionali, quindi direi di organizzare. Sarebbe bello, eh? Il... Ma tanto Faina ormai la butta sempre sul ridere. Quello che è stato chiamato da tutti, il... Già Faina Gate. Ci può essere un nome migliore forse, però adesso che ci penso non mi è riuscito il neologismo. Suggerimenti, Luca? No, Faina Gate secondo me è perfetto. O psicodramma Faina, come piace a te. No, vabbè, che queste cose sono più gate. No. Faina Gate. Mercoledì sera lo organizziamo. Io lo chiamerei Faina Somaro. Attenzione, c'è l'ultimo Reddit, un Don Franco molto giovane che somiglia a Mazzarri. L'avevamo già messa questa qua. Stop. Dicono anche il Fanny Gate o Ergiannina Gate. Vabbè, sono sempre il stesso nome. Perché che è successo? Ma che è successo? Come sono perso? Adesso l'abbiamo visto. Aina capisce di calcio, Gianni ci ha detto in Aina.
il voi, da che voi da che parte state, ragazzi? Vi faccio vedere, diciamo, il primo video, se volete, praticamente, che ci hanno mandato di Gianni Bianco. Ma siamo, ragazzi, cioè, tutti stanno dalla parte di Gianni. Cioè, ma Faina, ma che cazzo capisce di calcio, Faina? Ma Faina pensa che capisce di calcio perché è in televisione? Ma non mi rompere il cazzo, Faina, e pensa alla tua Lazio di merda, va. No, sì, sono dalla parte di Gianni, capisce di calcio, Faina, non rompetemi. Cazzo, un attimo, un attimo. Non rompetemi il coglione. Vedi, Augusto già cambiato idea. No. Faina difende Allegri. Chi difende Allegri non capisce un cazzo di calcio. Punto. Chiuso il discorso. Ma non sono io che lo dicono i risultati. Visto che siete risultatisti di merda. Bravissimo. Che cazzo. E basta però, Che basta. Avete rotto anche un po' i coglioni, Ma l'è Dio che titolo. Guarda, glielo rinnovano per altri 10 anni. Ragione, abbiamo il titolo, date via tutti. Prego, Manfredi. No, Mazzocchi. Non so se può andare bene. Fainaia. Ah, il Fainaia Gate. Bellissimo. Bellissimo. Allora, Marco, sei invitato. Bello, invitato, Sei invitato. Tieniti libero martedì o mercoledì. Cinci quando preferisci. Sì, non vedo l'ora. Il Fainaia Gate. Luca, tu da che parte stai? Ma a me se non mi schiero, non mi io vabbè, ma come fa con il Ponte Pilato? Mazzocchi si deve schierare. Non conosco i fatti, ma conosce le persone però. Com'è? Sei dalla parte di Gianni Bianco. Vabbè, io voglio bene al Faina, ragazzi, gli voglio no, bene. No, io sono dalla parte di Gianni Bianco tutta la vita. No. Spadoni. A oggi Faina. Monarca. Tutta la vita Gianni Bianco. Virgi. Ragazzi, se qualcuno me lo spiega, se mi includete, mi fa piacere. Non so dire. Il video era quello. C'è Gianni che Bianco cosa... con questo video qua, attaccato Faina, dicendo su questo video. Ok. Ma io, oddio, non saprei. Comunque, stava leggendo la chat, dai. Stava leggendo la chat che gli diceva qualcosa sul Monarca o BJ. No. Pensa solo a loro due. Per lei chi capisce più di calcio, Faina o Gianni Bianco? Beh, è tosta, perché comunque il Faina è molto estremista. Quindi forse Gianni Bianchi? Harry, cosa ride? Ormai sei contento, No. Ancora questa canzone indiana. Pancio, prima di chiudere, ricordiamoci che io e te abbiamo fatto convocare Luca in nazionale, Tanta roba, Luca, ragazzi. Quanto è forte. Oh ragazzi, no, Marco, pensa se futuro, entra e cambia la partita. Ovvio. In fila dopo, a chiedere scusa al nuovo Luca Toni, perché anche di lui sparavate merda finché non è esplosa la Fiorentina. Ignoranti del cazzo. Ce l'abbiamo in casa il 9, ce l'abbiamo in casa. Guarda, ti do un'altra sorta di titolo come Fainaia, invece di Luca Toni. Luca Toni. Oh mio Luca Dio! Luca Toni, il Luca Toni! Se segna è quello. Mamma mia che giocatore. Allora ragazzi, spero che avete passato 2 belle ore e mezzo. Il nostro bellissime. Grazie a tutti quelli che hanno sostenuto il canale, anche ai nostri ospiti di essere stati con noi tutta la sera. Grazie Marco. Buonanotte. Grazie Virgi. Buonanotte a tutti. Grazie mille. Grazie Luca Cohen, Spadoni. Grazie al Monaco Azzurro, tornato. Grazie DJ. Grazie a tutti voi. Buonanotte. Alla prossima. Buonanotte, ciao a tutti. Ragazzi. Harry. Augusto non lo saluto neanche più ormai. Tanto. Non ha senso salutarlo. No, okay. Non abbiamo parlato niente di noi. Di noi due? E beh, è passato proprio, Ci avresti fatto una puntata. Ah, è su vero? Frosinone Lazio? Minchia. No, titolo, titolo. Invece? E invece no. Ma come risposta al telefono? Vabbè, non ti ho risposto però perché c'avevo da fare. Era il mio giorno libero. Avevi detto ti richiamo, non mi ha più richiamato. Ho capito, ma quello è il messaggio automatico che si manda.
a uno che ti chiama, tra l'altro che ora mi hai chiamato? All'una di notte. Eh sì, non è bello, sì. Come chiami tu? Come chiami tu di solito? Vabbè, ma io ti chiamo che tu sei allo stadio. Ho capito, che cazzo ne so che stai a fare tu. Comunque posso dire che senza toilettatura, quando sei qualche giorno che non ti lavano, stai meglio, Augu? Aspetta che spengo la luce pure io. Come non mi lavano? Vabbè dai, per dire. Questo è veramente... Spegni la luce. Mi sembra eccessivo. Ah, ok. No, la vediamo il direttore. Se avessi proprio staccato la corrente a un certo punto. No. Allora, che buio pesto. Andiamo a letto, ragazzi. Ci vediamo sì. Domani. Domani sera cosa facciamo, quindi? Riusciamo a organizzare sto Gianni Faina Gate? No, domani no. Mercoledì? Manco martedì. Gianni sta settimana non c'è. No! Vabbè, lo deve trovare il tempo, dai. No, non è a casa proprio. Manfredi. E dov'è? Ha detto che va via una settimana. Ma in vacanza? No. È una specie, sì. Manfredi. Vabbè, dai, un'oretta la trova per noi, dai. Ragazzi, vabbè. Tutti sul profilo di Gianni Bianco. Allora, no, ragazzi, dobbiamo farlo. Cioè, proprio il contenitore ha bisogno di questa cosa. Io ci credo. Dicono che su internet, io il partito l'ho fondato su quello. Se tu credi tanto in una cosa, poi internet ti aiuta. Vi metto il link. Comunque, ragazzi, domani o dopodomani facciamo Pino. E comunque. Auguri a tutti i papà, ragazzi. Ciao ragazzi. Auguri a tutti i genitori che anziché fanno finta di nulla, ma loro sanno la complessità e la pericolosità, oltre alla fortuna ovviamente, di avere un figlio. Quindi auguri a tutti i papà che ci sono all'ascolto. Vi voglio bene, colleghi. Eri, vuoi fare anche tu gli auguri? No, te li ho fatti prima, sono stato prima ricordato. Auguri a tutti i padri, state potendo con il vostro papà. Ragazzi, il loco torna domani, non mi chiedete la minchia che sennò me lo fa. E poi comunque domani vi dico che non so se facciamo il loco, dipende da quanto... E... Le reaction fai? Gabi, io vorrei questa roba qua di Gianni Faina. Però tutto dipende, ragazzi, tutti vi rimetto il link. Se Gianni in vacanza, Gianni un'oretta, ti aspettiamo, fratello. Facciamogli sentire la presenza come farebbe il Locopino. Ciao Harry, buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte.